Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti all'Ateneo Melano Bicocca. Chiederei di spegnere la musica, grazie. E benvenuti a questa giornata, questa mattinata, che dedichiamo ai genitori. È il sesto anno che la Commissione Orientamento organizza un incontro con i genitori e, come la buona educazione impone, ci presentiamo. Io sono Loredana Garlati, ovviamente insegno a Milano Bicocca i corsi di giurisprudenza, ma oggi sono nella veste di prorettore per l'orientamento e le attività di placement. Un tavolo tutto al femminile, come potete vedere, che esprime le competenze che sono presenti in Ateneo, nel senso che abbiamo Silvia Luraschi, la professoressa Elisabetta Camussi, Maria Grazia Strepparava, la dottoressa Stefania Milani, alcune delle quali siedono con me in commissione orientamento. Abbiamo l'educatrice, la psicologa sociale, la psicologa clinica e la dottoressa Stefania Milani, che è la nostra stella polare perché è la responsabile proprio del settore orientamento. Perché questa giornata? Perché da 6 anni la commissione orientamento, diciamo in un clima che andava dall'irridente allo scettico, ha pensato di incontrare i genitori, perché noi già 6 anni fa abbiamo intercettato un fenomeno che è andato via via crescendo e che è diventato oggetto di studio, di ricerca, di letteratura scientifica non solo italiana ma anche internazionale, un fenomeno che era quello di una presenza sempre più massiccia dei genitori agli open day e nel dialogo coi servizi di orientamento. Abbiamo iniziato il primo anno in media sperimentale con pochi genitori e, come vedete, man mano negli anni l'affluenza è sempre stata più numerosa. Genitori interessati, genitori curiosi, genitori preoccupati, ma consentitemi di dirlo, ogni tanto dei genitori intrusivi, genitori che non si limitavano e non si limitano a svolgere una figura di accompagnamento, ma che sono spesso sostitutivi dei loro figli. Si interessano perché non sono solo i finanziatori di quella che sarà la scelta universitaria dei loro figli. Noi non vogliamo vedere i genitori come dei bancomat che pagheranno le tasse e i genitori giustamente non vogliono essere avvertiti solo in questo modo, ma esprimono la preoccupazione per il futuro dei loro figli in una realtà che è sempre più complessa. E allora noi già 6 anni fa ci siamo chiesti questo: come conciliare questa esigenza, questa voglia, questo desiderio dei genitori di essere presenti con invece la necessità di concedere un'autonomia ai figli? Entrano nell'età adulta? I vostri figli hanno votato al referendum del 4 dicembre. Se hanno capito come votare a quel referendum, devono sapere anche come si compila un bollettino o come ci si iscrive, ci si immatricola all'università. Due poli: essere presenti, ma nello stesso tempo affiancare i figli nella crescita verso l'autonomia e verso l'età adulta. Noi non siamo qua, e soprattutto io, sapete, sono una povera giurista, quindi accanto a educatrici e psicologhe ho un ruolo, diciamo anch'io, un po' particolare. Noi non siamo qua a dare lezioni, non siamo qua a spiegare nulla. Siamo qua a cercare un dialogo, a guardarci negli occhi, a interrogarci tutti insieme e a capire. Questa mattinata è, secondo me, un'occasione importante di dialogo, uno spazio proprio per confrontarsi su questo momento delicato di passaggio dei nostri figli nell'età adulta, soprattutto in una realtà complessa come quella contemporanea. Ad iniziare i nostri lavori, come vedete, una figura che ringrazio di essere qua nel suo sabato mattina, giovane come i nostri figli, a cui abbiamo chiesto di introdurci in questo clima con una lettura. Vi presento la nostra attrice, Susanna Russo, che è della scuola di teatro Quelli di Grok, che ha accettato, e veramente la ringrazio, un sabato mattina dedicato ai genitori e dedicato a noi, che svolgerà la lettura con la sua voce giovane e la sua presenza bella di una donna
che ha segnato non solo la scienza, non solo modelli educativi, ma anche forse la storia italiana. È la lettura tratta da Rita Levi-Montalcini e ci è piaciuto questo contrasto tra una donna che noi sappiamo, senatore a vita, che ha avuto i suoi anni. Il contrasto era molto bello tra un ragazzo, una ragazza in questo caso, che riprendeva le parole di saggezza di una persona adulta. E a Susanna, che ringrazio ancora, cedo la parola. In anni recenti, percorrendo la nostra penisola dalle Alpi alle coste sicule, prospicienti il continente africano, ci siamo per la prima volta incontrati nelle scuole sparse in città, paesi, villaggi. Ho accettato all'inizio con perplessità l'invito, che mi perveniva dai vostri insegnanti e anche direttamente da voi, di venire a parlarvi, temendo che l'enorme differenza di età tra quelli della mia e della vostra generazione rendesse troppo difficile un dialogo. Voi, e non io, avete superata questa temuta barriera, ascoltando in silenzio per una o due ore quanto vi dicevo. L'espressione attenta e assorta dei vostri visi, le domande che mi avete rivolto e le lettere che mi avete scritto nei giorni successivi, ai nostri incontri che si sono accumulate a decine sul mio scrittoio, mi hanno convinta di quanto fosse ingiustificato il mio timore di non poter stabilire un rapporto con voi a causa di questa disparità di età e di esperienza. Il mio timore di non poter stabilire un rapporto con voi a causa di questa disparità di età e di esperienza, il tema delle nostre conversazioni, pur variando di volta in volta, aveva come oggetto di trattare uno o l'altro dei molteplici problemi che preoccupano i giovani che si affacciano alla vita e sono sostanzialmente simili a quelli che hanno turbato gli adolescenti delle generazioni che li hanno preceduti. È consuetudine ritenere questo periodo come il più bello della vita. In realtà è il più difficile. A noi adulti spetterebbe il dovere, al quale ben raramente adempiamo, di assistervi, mettendo a vostra disposizione la nostra esperienza nei ricordi dei traumi che abbiamo sofferto alla vostra età. Traumi lontani nel tempo, ma così vividi nella memoria. Derivano per la maggior parte dalla sfiducia dei giovani nelle loro capacità di far fronte a problemi che ritengono superiori alle loro forze e dal timore del giudizio dei grandi, genitori e insegnanti ed altri. Molti di questi timori si dimostreranno in seguito infondati o almeno ingranditi oltre misura dall'ansia che opera come una lente di ingrandimento e di deformazione, non tanto dei messaggi che pervengono dal mondo esterno, quanto dell'immagine che ognuno di noi, e particolarmente i giovani, si configurano di loro stessi, non quali sono, ma quali appaiono agli altri. La scelta dell'itinerario da seguire trova la maggioranza degli adolescenti impreparati, sia per la scarsa conoscenza delle proprie attitudini, che per delle opportunità offerte da una società che si trova in una fase evolutiva così tumultuosa e di sviluppo e cambiamenti, quale quella attuale. Tuttavia, delle scelte fatte in questa tappa iniziale del percorso dipenderà la completa, parziale o mancata realizzazione delle potenzialità intellettuali ed emotive, delle quali ognuno è dotato. La giustifica per arrogarmi il diritto di darvi non una serie di precetti, ma di suggerimenti, è la viva simpatia che mi ispirano gli adolescenti e la partecipazione ai loro problemi. Seppure non sia possibile trasmettere a chi oggi è ai primi passi l'esperienza di chi è arrivato all'ultima tappa e rivive nel quotidiano contatto con i giovani i dubbi e le angosce che ha conosciuto ai tempi della sua giovinezza, perché l'esperienza appartiene a chi l'ha vissuta e non è un bene esportabile, si possono estrarre da questa semplici regole di portata generale. La prima di queste è la consapevolezza che ognuno dovrebbe sempre avere presente, che la vita è un'esperienza unica, di straordinaria importanza, che dovrebbe essere vissuta in profondità, traendo da questi
gli elementi positivi, anche se questi al momento nel quale sono vissuti non appaiono come tali. Chi vi parla ha provato la validità di questo principio. Le difficoltà e gli intralci, di qualunque natura essi siano, possono incidere favorevolmente nelle scelte nel decorso della vita. Desidero insistere su questo punto, in quanto il giovane, coinvolto emotivamente nelle esperienze al momento nelle quali le vive, è portato a sopravvalutare l'aspetto negativo di quelle traumatizzanti e non rendersi conto di quanto queste, al contrario, possono risultare a distanza di tempo benefiche. Di non minore importanza è la capacità di affrontare la vita con ottimismo e fiducia nel prossimo, anche se bisogna riconoscere che questa fiducia è messa molte volte a dura prova. Questo concetto è espresso nello splendido messaggio che ci lasciò Anna Frank. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze, perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto. Odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure. Partecipo al dolore di milioni di uomini. Eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità. Intanto devo conservare intatti i miei ideali. Verrà un tempo in cui saranno ancora attuabili. Lo scrisse nel suo diario alla vigilia di affrontare la deportazione e la morte nel campo di sterminio a Bergen-Belsen. Voi siete portati attraverso i messaggi e le immagini crudeli e feroci che vi pervengono attraverso la televisione e i mass media a ritenere che l'uomo sia di natura malvagio. Un atteggiamento come quello di Anna Frank vi permetterà di affrontare con serenità e fiducia la vita. Questa fiducia è giustificata dal fatto che in realtà la grande maggioranza del genere umano non è portata alla crudeltà e le informazioni che giungono a voi sono basate su casi singoli che fanno cronaca. Non dovete formarvi il concetto della vita su questi sinistri avvenimenti, ma come Anna Frank mantenere intatta la vostra fede nel prossimo. Un atteggiamento ottimista e sereno è un talismano di immenso valore che vi aiuterà in tutti i momenti della vita, particolarmente in quelli più difficili. Il periodo dell'adolescenza, come già detto, seppure il più bello, è in realtà il più difficile. La sfiducia nelle proprie capacità, così diffusa tra i giovani, è causa di angoscia e di dubbi sulle proprie potenzialità. Tuttavia, la mia lunga esperienza e il quotidiano contatto con i giovani mi hanno convinta che gli adolescenti non differiscono gli uni dagli altri, tanto nelle maggiori o minori capacità intellettuali, quanto nell'impegno con il quale affrontano il compito che è stato dato loro o che si sono prefissi. I care, io mi impegno. È il motto che il grande educatore Don Milani affisse sulla porta della scuola che aveva istituito nel paese di Barbiana. L'impegno, infatti, è la più potente molla che permette di superare i più ardui ostacoli. Ricordatevi che la vita non va mai vissuta nel disimpegno. L'Homo sapiens si distingue da tutte le altre specie viventi per l'impegno con il quale, sin dai tempi remoti della sua emergenza, ha affrontato le formidabili difficoltà che mettevano a repentaglio la sua stessa esistenza. Le difficoltà che voi dovete oggi superare sono di ben altra natura. Non sono né intemperie del tempo, né gli agguati dei predatori, ma quelle del vostro inserimento in un mondo così gravido di problemi quale quello odierno. L'impegno, la fiducia in voi stessi, la serenità e il coraggio nell'affrontare le difficoltà sono le doti che io mi augurerei che ognuno di voi possedesse. Milano, 2 ottobre
1992. Grazie Susanna, molto brava. Ecco, diciamo che io mi ricollego un po' alle parole che Susanna ci ha letto e dove c'è questa sorta di dissociazione, no? In realtà le parole che Rita Levi Montalcini rivolgeva ai ragazzi sono stati letti oggi da una di quei destinatari. È la situazione che io vivo sempre quando tutti gli anni mi siedo a questo tavolo. Perché in realtà voi mi vedete qui, al di là di questo tavolo, ma in realtà poi io sono lì seduta in mezzo a voi, perché in questi anni io ho imparato molto ascoltando le mie colleghe. Ho capito quanti errori avevo commesso e ho continuato alcuni a commetterli. Per cui, questo vi dicevo, non c'è separatezza tra noi che siamo qua e siamo genitori e voi che siete seduti lì. Le mie colleghe, in particolare Elisabetta Camussi, che siede al mio fianco, in questi anni mi hanno trasmesso due immagini dei genitori che non sono state inventate dalla fantasia, anche se sembrerebbero tali, ma che sono proprio immagini tratte dalla letteratura scientifica. Ci sono, mi ha spiegato Elisabetta, i genitori elicottero, quelli che volano sulla testa dei propri figli, che sembrerebbero lasciarli completamente autonomi, ma che in realtà sono pronti a fiondarsi in picchiata o a planare dolcemente, a seconda dei casi, appena c'è una difficoltà. E poi ci sono i genitori spazzaneve, quelli cioè che fanno da apripista, gli scudi umani, quelli che tolgono davanti ogni impaccio ai propri figli, pensando che il compito sia quella di spianare loro la strada. Io ho pensato molto a cosa avrei potuto dirvi oggi, e mi sono ispirata totalmente alla cronaca di questi giorni, da quei genitori che si sono picchiati in un campo di calcio mentre i loro bambini piangevano disperati per una partita e ieri il giudice ha deciso di condannare quei genitori non al risarcimento ma ad andare dallo psicologo. Perché questo ci dimostra che facciamo fatica ad accettare che i nostri figli non siano eccezionali, geniali. Facciamo fatica ad accettare che l'allenatore lasci in panchina quello che noi riteniamo il novello Cristiano Ronaldo, che siamo nella società dei talent, non tutti siano Laura Pausini o Beyoncé, ma ci siano anche quelli come me stonati come una campana. Non accettiamo che un prof dia un brutto voto ai novelli Einstein, sempre figli totalmente incompresi. E in questi giorni leggevo anche su un quotidiano nazionale che uno degli errori più comuni commessi dai giovani che si presentano ai colloqui di lavoro è di essere accompagnati da mamma e papà, i quali non siedono in sala d'aspetto, ma accompagnano il figlio o la figlia al colloquio di lavoro sempre in quel ruolo sostitutivo, fanno loro le domande: quanto guadagnerà, quanto avrà di ferie, quante ore di lavoro farà, con l'ovvia conseguenza della mancata assunzione. Quando è il momento di smettere? Ecco, sembriamo non saperlo più. Ed è proprio per questo che noi abbiamo pensato a queste giornate, anche però per mostrare il volto accogliente di questo Ateneo. Le mie colleghe educatrici me lo permetteranno, ma se c'è una formula che forse riassume un po' l'atteggiamento del nostro Ateneo è quello di dire: tu mi interessi tu, studente, ragazzo, che sceglierai o scegli di studiare in Ateneo, ma mi interessi anche tu, genitore, che sei così presente nella sua vita. Ed è giusto che tu sia presente. Io ci pensavo e mi chiedo se i nostri figli o noi stessi non viviamo tra due poli contrapposti, se non ci sia una nostra assenza, che i figli sentono tanto presente, o se non abbiamo una presenza assente. Ci siamo e siamo distratti, non ci siamo, ma ci salviamo dicendo che è la qualità del tempo che dedichiamo, non la quantità.
Abbiamo intitolato questa giornata L'età dell'incertezza, ed è un'incertezza globale. È incerta questa età, perché è un'età difficile, no? Faticosa. C'è una crisi economica, ho scoperto che ci sono le post-verità anche, non c'è più neanche la verità, c'è la post-verità. C'è una crisi valoriale, una crisi etica. Il Papa ha dovuto dire ai ragazzi che non si usa un certo linguaggio, e i ragazzi dicono: ma nel web la violenza verbale è normale, è accettabile. È un'incertezza però anche dell'età dei nostri ragazzi, e se permettete, e almeno io la vivo così, è l'incertezza anche della nostra età. Da un lato abbiamo dei ragazzi che, lo dico anche se siamo ripresi in streaming, dei ragazzi che una classe politica, che non credo abbia l'autorità di dare lezioni a nessuno, ha definito bamboccioni, ciusi. È l'età del precariato, non solo nel lavoro ma nella vita. Eppure tra queste file dei ragazzi, che io li conosco bene, li conoscete anche voi, ci sono quelli che non piagnucolano ma si rimboccano le maniche, che decidono anche di andare in giro per il mondo. Nel Medioevo, da storica del diritto, si chiamavano pellegrini per amor di scienza, oppure sono pellegrini solo perché vogliono aiutare altri uomini, perché credono in un futuro migliore, credono in un mondo migliore, anche se forse il mondo li ripaga di moneta falsa. E dall'altra parte ci siamo noi, ci sono i genitori, con le nostre incertezze. E di nuovo la cronaca di questi giorni, ve lo giuro, e so che mi commuoverò perché lo so, ormai sono anziana, mi commuovo anche quando vedo Mulan o quando vedo La La Land, figuratevi se non mi commuovo su fatti di cronaca vera. Una cronaca che mi ha messo con le spalle al muro. Me l'ha messa la storia di Giovanni, che a 16 anni si getta dalla finestra sotto gli occhi della mamma, che aveva chiamato i finanzieri perché sperava in un aiuto. Sperava che quel ragazzo gliel'avrebbero salvato, e così lo ha perso per sempre. Non sono riuscito a capire mio figlio, ha detto il padre. Non sono stata capace di colmare il vuoto che si portava dentro, ha detto la madre. Le stesse parole dei genitori di Michele, che di anni ne aveva 30, ma forse le stesse fragilità di un ragazzo di 16 anni, acuite dalla frustrazione di non trovare un lavoro, che scrive in una lettera: la mia assenza sarà forse più forte della mia presenza. Non siamo riusciti a cogliere la profondità del suo disagio, ha detto il padre. E questa cosa mi ha colpito perché, vedete, alla mia porta di docente, sempre più spesso, bussano i nostri, non dico i nostri figli, non per chiedermi una tesi, non per chiedermi la spiegazione di una lezione che non hanno capito, o partono da quello, è il pretesto, ma poi mi raccontano i loro lutti, le loro angosce, i loro dolori, mi confidano segreti che non hanno il coraggio di condividere con mamma e papà, eppure io rispetto a loro mi ritengo un'estranea, una prof che va in aula e spiega loro l'editto di Rotary, neanche una cosa divertente. E allora vuol dire che è giusto che i genitori ci siano, che ci siano in questo momento di scelta, ci devono essere, ma il problema è capire come, non per sostituire i vostri ragazzi, ma anche il momento della scelta dell'università deve essere un momento forse per imparare a conoscerli, per scoprirli, per ascoltare più che per dire, per capire che cosa vogliono più che offrire loro certezze e sicurezze, per fare in modo che loro vivano i loro sogni, non i nostri, perché costruiscano un loro progetto di vita, non la vita che noi avremmo voluto vivere o quella che vorremmo loro vivessero, per far capire che si può sbagliare, e che un fallimento non è la fine, ma deve essere un modo per trasformare in qualcosa di positivo quel fallimento, in una nuova progettualità di vita, che le difficoltà non sono un inciampo da maledire, ma sono un'occasione, uno strumento per crescere, e che per sapersi rialzare bisogna imparare a cadere. Dobbiamo capire che la sfida educativa non si vince da soli, nell'intimità della famiglia, ha detto la mamma di Giovanni al funerale. Ecco, noi oggi vorremmo fare proprio questo.
cioè non lasciarvi da soli nella sfida educativa, perché lo so per prima, genitori non si nasce col libretto delle istruzioni, nessuno di noi sa come si fa a fare un genitore, io non so qual è il modo giusto per fare un genitore, ma noi siamo qua per cercare di discutere con voi, per cercare di capire in questa età dell'incertezza che cosa è possibile fare tutti insieme. Grazie. E lascio la parola, che ce l'abbiamo fatta Stefania, alla dottoressa, perché abbiamo visto qualche problemino tecnico, alla dottoressa Stefania Milani, che come vi ho detto è responsabile dei settori orientamento e che con i vostri figli, ma anche con voi genitori, come ci dirà, spesso e volentieri ha a che fare. Grazie Stefi. Grazie. Allora, buongiorno, io mi occupo sostanzialmente di orientamento, comunicazione e organizzazione di eventi. Oggi sono qui un po' per raccontarvi qual è la nostra idea, intesa come Bicocca, di orientamento. Cosa vuol dire per noi fare orientamento? Questa immagine, secondo me, rappresenta molto bene quello che noi facciamo. Innanzitutto, al centro dei nostri pensieri ci sono gli studenti. In questo caso, in questo volantino, che insomma un po' a spot vediamo e non vediamo, ok, a intermittenza... Proviamo a fare un cambio di PC, vi chiedo 2 minuti di pausa. Ecco, io chiederei al tecnico se gentilmente viene a darci una mano per risolvere questo problema, perché io non so da dove nasca. Sì, c'è il tecnico, era lassù, quindi gli chiederei di venire. Io intanto proseguo, così. Allora, come vedete, queste immagini mostrano i nostri studenti. In questo caso sono studenti già iscritti in Bicocca, sono studenti che hanno scelto di metterci la faccia, di raccontare insieme a noi che facciamo orientamento il loro punto di vista, la loro esperienza di essere studenti in Bicocca, che è un elemento molto importante nel momento in cui si sta pensando di iscriversi all'università. E come potete vedere sempre da questa immagine, la nostra idea non è scegli un corso di studio, scegli quale corso di studio vuoi fare, ma innanzitutto è scegli chi essere, scegli chi vuoi diventare, cerca di fare una riflessione su quelli che sono i tuoi obiettivi, su quello che tu vuoi raggiungere. Nel tempo il progetto può evolversi, può modificarsi, okay? Però aver chiaro, avere in mente un'idea permette poi di fare delle scelte, di declinare delle scelte in maniera tale che queste siano più sostenibili, perché c'è una convinzione alla base di tutto. Quindi scegli chi essere è il claim della nostra campagna di comunicazione innanzitutto. Noi in questo Ateneo abbiamo messo in piedi una rete di servizi di orientamento, una rete che è di supporto, si rivolge principalmente agli studenti non necessariamente iscritti presso questo Ateneo, anche quelli che stanno pensando di iscriversi ad una università, non necessariamente alla nostra, stanno pensando di affrontare un percorso di studi. Ci rivolgiamo con loro e lo facciamo avendo 2 caratteristiche principali che dal nostro punto di vista rendono forte il nostro progetto, la nostra idea, la nostra rete. Innanzitutto siamo un Ateneo multidisciplinare dove ci sono delle competenze trasversali. Abbiamo scienziati, abbiamo medici, abbiamo economisti, ma abbiamo anche psicologi, sociologi, giuristi, educatori. È a partire da queste competenze che noi abbiamo potuto affrontare il tema dell'orientamento a 360 gradi, anche portando avanti un'attività di ricerca che qualifica le cose che facciamo e sulle quali, sui quali noi poi abbiamo costruito tutte le nostre attività, a partire dagli eventi ma anche a partire dalla rete dei servizi di orientamento che adesso vado a illustrarvi. Anche l'iniziativa di oggi, questa che noi rivolgiamo ormai da 6 anni ai genitori, è un'iniziativa che nasce dall'aver verificato sul campo, essendo noi stessi in prima linea, la vostra presenza sempre più massiccia alle iniziative, ma anche ai servizi, a volte per accompagnare gli studenti, i vostri figli, a volte addirittura in sostituzione loro. Allora, per dare una risposta a questo bisogno che noi abbiamo visto emergere, abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa, ormai giunta alla 6ª edizione. Vorrei dare un'informazione che è questa. Il titolo di oggi è Genitori e figli nell'età dell'incertezza. Noi quest'anno in Bicocca abbiamo ospitato nel mese di ottobre un convegno internazionale che ha affrontato questo tema da tanti punti di vista. Quindi è un tema
diciamo che è una realtà, è un interesse che esiste, è vero e concreto. Allora, per quanto riguarda invece la rete dei servizi di orientamento, anche qua vedete, noi mettiamo al centro gli studenti. Gli studenti, ripeto, non necessariamente i nostri studenti, ma anche i potenziali, o quelli che eventualmente, una volta che ci avranno incontrato, avranno le idee più chiare su cosa fare o non fare, e non è detto che debbano farlo in bicocca. Non facciamo marketing, non vogliamo che a tutti i costi i ragazzi iscrivano in bicocca. Ci interessa, come dicevo prima, che con le informazioni che daremo, con il supporto che daremo loro, loro riescano a individuare la loro strada, quella più giusta per loro. I nostri servizi quindi hanno l'obiettivo di garantire una risposta integrata e competente ai bisogni degli studenti durante tutto il loro percorso, dall'ingresso fino all'uscita, e toccano quattro aree di intervento. L'area informativa attraverso il servizio SOS, questo acronimo dice bene cosa intendiamo fare, siamo un punto di aiuto, un punto di riferimento per rispondere alle loro esigenze a 360 gradi, sui corsi di studio, sulle scadenze, sulle procedure, ma anche sui servizi e le opportunità che questo Ateneo offre ai propri studenti. Abbiamo poi i servizi dell'area formativa, i laboratori di orientamento per gli studenti, un momento più riflessivo per ragionare, per mettere a fuoco appunto quali possono essere i propri obiettivi. Abbiamo i servizi che fanno capo all'area consulenziale, come la consulenza psicosociale per l'orientamento e il counseling psicologico. Quest'ultimo si rivolge sostanzialmente agli studenti che sono già iscritti da noi, faccio questa specifica perché è importante, e poi altri servizi, diciamo, specifici per i nostri studenti sono quelli di orientamento in uscita, quindi lo stage e il placement. Anche qua noi cosa cerchiamo di fare? Certamente cerchiamo di fare match tra quanti cercano lavoro e quanti lo offrono. Quindi invitiamo le aziende, organizziamo career day, anche specifici a seconda degli interessi dei nostri studenti. Proprio perché essendo un ateneo multidisciplinare noi abbiamo un'ampia gamma di interessi. Ma allo stesso tempo cerchiamo di dare loro gli strumenti per orientarsi nell'inserimento nel mercato del lavoro attraverso dei percorsi di orientamento, attraverso anche consulenza individuale sull'individuo. Questo perché per noi è importante che loro si orientino nel momento dell'uscita, ma è importante che escano con le competenze e le risorse necessarie per riorientarsi in generale durante tutto il percorso lavorativo che lo dovranno affrontare. Che non sempre sarà lineare, ma che spesso li metterà nelle condizioni di fare ancora altre scelte. Quindi avere gli strumenti per muoversi è essenziale dal nostro punto di vista. Ultima slide che vorrei farvi vedere. Ah, non ce l'ho neanche più, mi spiace. Adesso io proverò a cambiare il PC. Volevo semplicemente dirvi che per qualsiasi informazione i vostri ragazzi possono contattare il servizio orientamento studenti via telefono, di persona, via mail, contattateci e noi cercheremo di rispondere nella maniera più adeguata alle loro richieste. Grazie. Lascio la parola alla professoressa Elisabetta Camussi, però prendiamo magari qualche minuto di tempo per... No? Ok. Senza che le persone ce l'abbiano, perché non è una roba sostenibile così, sinceramente. Le persone non possono avere uno spam attentivo che dura 70 ore. Se si cambia, intanto io mi metto sì. Sì, questo lo spegni, e se qualcuno riesce a connetterne un altro nel frattempo senza farlo andare subito qua. Allora, questo è acceso, vero? Buongiorno, sì, sono Elisabetta Camussi e loro mi conoscono, faccio un po' sempre il poliziotto cattivo, perché poi c'è anche il poliziotto buono però, anzi faccio la poliziotta cattiva e c'è anche la poliziotta buona. E siccome faccio la poliziotta cattiva perché faccio la psicologa sociale, dico appunto che se dovevamo avere una prova di che cosa significhi il decennale sottofinanziamento alle università pubbliche italiane, bene, abbiamo avuto una prova in questo momento. E ovviamente quanto sto dicendo non riguarda nessuna delle persone che sono qui a lavorare, mi sembra assolutamente chiaro questo. Allora, continuando a fare il poliziotto cattivo e non sapendo se le slide che avevo preparato per voi potranno essere visibili, ma essendo, mi auguro, in grado di raccontarvi ugualmente ciò su cui lavoro e ciò su cui lavoriamo,
provo a introdurre questa parte di mio discorso. Io sono attualmente la presidente della rete dei servizi di orientamento che vi abbiamo presentato e sono una delle persone che dentro questo Ateneo appunto si è dall'inizio interrogata sul significato della presenza di questi genitori nei luoghi di orientamento. Forse anche perché come psicologa sociale nella mia formazione sono da sempre stata abituata ad avere un occhio molto attento ai cosiddetti problemi sociali emergenti e a non liquidare nulla di ciò che accade nel contesto sociale come nuovo, strano, inspiegabile, con etichette semplicemente valutative e giudicanti come in molti casi è stato fatto, mandateli via, i figli sono così perché i genitori sono stupidi quanto loro, bamboccioni tutti gli uni e gli altri intrusivi eccetera eccetera, ma da psicologa sociale so molto bene che la vera capacità è cogliere un problema sociale emergente e provare a comprenderlo e dare a questo una risposta adeguata. E certo, nel dare una risposta adeguata, appunto nella mia formazione sono stata abituata a collocare i problemi rispetto anche all'insieme dei dati che quel problema presenta o allo scenario storico e sociale nel quale questo problema si inserisce. Su questo, come dire, i dati Istat sono sempre un soccorso molto importante per dirci che cosa sta succedendo e in che dimensione ci stiamo muovendo. Dati Istat raccolti dai nobilissimi colleghi dell'Istituto Nazionale di Statistica e che, ai quali andrebbe dato molto più ascolto di quanto invece non diamo a poche notizie superficiali ed emergenti. Certamente i dati Istat, li ho riguardati anche ieri in vista di questo intervento, ci dicono che noi potremmo sintetizzare tutto quello che l'Istituto Nazionale di Statistica pubblica ogni anno dicendo con onestà intellettuale che questo, e usiamo un titolo di un film che ci è molto d'aiuto, non è un paese per vecchi, ma non è neanche un paese per giovani, non è un paese per donne, non è un paese per persone con disabilità, non è un paese per immigrati e rifugiati. E quindi potremmo chiudere anche il nostro intervento di questa mattina. Perché i dati ci dicono questo, che la nostra nazione è un paese per pochissimi, i cosiddetti eccellenti, retorica della quale non posso più ascoltare una parola. La retorica dell'eccellenza è qualcosa di veramente distruttivo, ma non perché lo dica io, perché nessuna nazione di quelle che hanno tutto è molto buono, è fatta di eccellenti e anche perché ma è fatta di un gran numero di persone mediamente ben preparate. Altro elemento, questo chiunque abbia un minimo di buon senso, non ha bisogno di aver fatto un dottorato, lo può intuire, per trovarla l'eccellenza che non nasce con l'etichetta sulla giubba, forse bisognerebbe dare il più ampio numero di possibilità al più ampio numero di persone, valorizzando il più possibile le differenze esistenti, perché se un'eccellenza la troverai, non sai prima dove, come e quando la troverai. E nella maggior parte dei casi, se a questa eccellenza potenziale non hai dato nessuna chance, rimarrà sempre potenziale, non si tradurrà mai in niente di attuale. Allora, il lavoro che noi facciamo come orientamento è esattamente in questa direzione, provare il più possibile dentro i vincoli di questa contemporaneità, che non è un paese per nessuno e pare non essere neanche un paese per universitari, non solo per i poveretti che ci lavorano, ma anche e soprattutto per coloro che l'università la vorrebbero frequentare, provare appunto a dare una risposta diversa alla domanda, forse semplificatrice, forse banalizzante, ma molto pregnante, come si fa a fare la scelta giusta. A chi in questi giorni, anche tra i giornalisti e le giornaliste che ci hanno cercato, mi ha chiesto, ma è possibile che continuate a farla sta cosa? Ma non avete smesso di farlo sto orientamento per i genitori? Ma non gliel'avete detto una volta per tutte che la devono smettere? Noi quello che abbiamo risposto è stato, questi genitori non sono né migliori né peggiori dei genitori delle generazioni precedenti. Non esiste un'età dell'oro nella quale potevamo dire, ah ma quando noi andavamo all'università il mio papà e la mia mamma non venivano. C'è uno sguardo molto lucido da avere su questa contemporaneità, che è una contemporaneità complessa, così complessa che appunto nei fatti di cronaca che Loredana ha citato ci sono quelle stesse parole di cui parlava Rita Levi Montalcini e di cui parlavano Anna Frank, parole dette però per assenza, no? Il trentenne di Udine, che credo abbia dato veramente un segnale dolorosissimo a che cosa siamo stati in grado di produrre in questo contesto sociale, dice tra le altre cose che
e lo nomino perché lui voleva essere nominato, questo è ciò che ci ha lasciato, dice: se la speranza fosse qualcosa che vale, ci farebbero ricerca. Ecco, io non mi permetto di dire che noi rispondiamo a Michele, sarei disgustosa se lo dicessi e se lo facessi. Quello che posso dire è che noi qui dentro lavoriamo con un approccio di ricerca esattamente su queste dimensioni. Che cosa sono la speranza, l'ottimismo, la fiducia nel futuro, la costruzione di progettualità? Con un approccio totalmente laico, senza nessun atteggiamento fideistico o cattolico o dell'orientamento ideologico che voi preferite, ma assolutamente con un approccio che mira a valorizzare le caratteristiche delle persone in nome del fatto che laddove la società complessa, liquida, difficile che stiamo descrivendo non ci permette la linearità tra il percorso formativo e la dimensione di applicazione delle competenze in maniera lineare, appunto, nel contesto professionale, ciò che noi possiamo fare è o smettere, l'abbiamo detto dall'inizio, non è un paese per nessuno, quindi smettiamo di fare qualunque cosa, oppure se continuiamo a farla, e noi continueremo a farla, il nostro obiettivo deve essere quello di potenziare, oltre all'acquisizione delle competenze, che non è dato mai valicabile né trascurabile, l'acquisizione di quelle dimensioni strutturali degli esseri umani che meglio possono renderli attrezzati di fronte ad una dimensione esattamente come l'abbiamo descritta. Cioè io devo rendere gli studenti e le studentesse più capaci di essere progettuali, speranzosi, fiduciosi, non come una dote di nascita né come una lezione di catechismo, ma come una serie di azioni che vadano ad incrementare variabili. Questi sono costrutti psicologici considerati incrementali, cioè costrutti che possono essere nei genitori e nei figli aumentati, si può imparare ad essere più speranzosi, ottimisti, progettuali ed anche resilienti. Cosa vuol dire resilienti? Resiliente è una parola magica della psicologia, esattamente perché non viene dalla psicologia, è una parola che indica le caratteristiche fisiche dei metalli, la loro capacità di adattamento, malleabilità, duttilità e resistenza rispetto agli sforzi a cui vengono sottoposti, e che è stata molto recuperata dalla psicologia nella sua capacità esattamente di indicare come, a fronte dello stesso evento, lo stesso tragico evento, facciamo l'esempio semplice, le persone possono reagire con modalità molto diverse. Non è necessario che ve lo spieghi io, questo l'avete sperimentato nella vostra vita, l'avete visto nelle persone accanto a voi. Ci sono persone che di fronte al medesimo evento reagiscono con capacità di attraversamento e superamento di quella situazione eccellenti, persone che da quell'evento si lasciano distruggere. La resilienza è interessante perché la ricerca psicologica ad oggi il massimo che sa dire è che è contemporaneamente un tratto di nascita e un risultato. Cioè c'è chi resiliente nasce e c'è chi resiliente diventa. E questo vale anche per l'ottimismo inteso come ottimismo realistico, vale per la fiducia nel futuro, che statisticamente ha almeno il 50% di probabilità di andare bene, perché guru che vi garantiscano altro non devono, a nostro parere, essere tenuti in molta considerazione. E così la progettualità, che però non è voglio fare l'astronauta. La progettualità è un lavoro faticoso, difficilissimo, continuo e in continua rivisitazione. Cerchiamo quando possibile, lo sentiremo anche dalla pedagogista, di lavorare anche con gli insegnanti e le scuole, che sono un altro dei punti di riferimento educativi che sempre più dovrebbe porsi nella posizione di essere interlocutore rispetto a questi studenti e studentesse che appunto ritroviamo ogni anno, per quelli che ci arrivano nelle nostre aule universitarie, estremamente vivi, vitali ed estremamente desiderosi di trovare qualcuno che li aiuti a pensare sulle cose. Io incontro ogni anno 300 matricole il 1 ottobre e sono così vive da chiedermi se in 300, se durante la pausa tra la prima e la seconda ora possono uscire e io devo spiegare che all'università non c'è più la giustifica, cioè non ci sono più tutta una serie di robe. Ma contemporaneamente sono così vivi da portarmi in aula la notizia, non che hanno letto
letto, come dicevamo noi tradizionalmente, sul giornale quella mattina, ma che stanno vedendo in quel momento in diretta mentre io sto facendo lezione, quando va bene pubblicata su un sito, quando va male fatta circolare in altri modi, e mi chiedono di quello ragione, spiegazione, e non certo perché appunto io sia un nome tutelare, ma perché appunto con loro provo a capire che cosa sta succedendo. Mi avvio alla seconda e conclusiva parte del mio intervento come dire, con buona pace di tutti renderemo disponibili le slide sul sito, così come dire qualcuno potrà riguardarsele quando non ha di meglio da fare, anche se c'è molto di meglio da fare. Comunque la seconda parte del mio intervento riguarda un aspetto sul quale appunto proviamo a intervenire operativamente, del quale mi sarebbe piaciuto riuscire a raccontarvi dati. Ciò di cui noi stiamo parlando lo facciamo attraverso progetti di ricerca, nei quali lavoriamo con genitori e figli a misurare queste variabili e a rendere poi queste variabili possibilità di valorizzazione di quelle che sono le caratteristiche individuali. Perché facciamo questo? Perché sempre il nostro amico Istat ci dice che in Italia, oltre a essere noi, lo sapete, no, in che posizione siamo rispetto al numero di laureati entro i 34 anni, lo sapete? Chi lo sa me lo dice? In Europa? No? La slide vi aiuterà moltissimo, sì, mi dica. Lei è un realista, ottimista realista. E riusciamo a essere ultimi, nel senso che Malta, rispetto alla quale eravamo penultimi, ha fatto dei progressi, noi no. No, è mostruosa questa cosa, no? È mostruosa nel senso che noi siamo all'ultimo posto in Europa per numero di laureati entro i 34 anni. Mi permetto di dire, col massimo rispetto di tutti, non guardiamo il dato entro i 65 anni, perché il dato entro 65 anni è veramente spaventoso. Il che però è una cosa fondamentale su cui riflettere. Perché i genitori vengono all'università? Beh, per due motivi, se dobbiamo semplificarli, perché quei pochi che l'università l'hanno fatta non capiscono più un accidente di come l'università è diventata, e la maggior parte degli italiani e delle italiane l'università non l'ha fatta, e se deve capire che cos'è l'università e decidere che l'investimento sulla cultura non è semplicemente diventare quello che prenderà il lavoro migliore, ma forse diventare quella che è cittadina del mondo e ha un senso critico per decodificare ciò che accade, beh, se devono farlo da ciò che compare nel discorso pubblico, perdonatemi, io all'università non ci metterei piede sinceramente in questa contemporaneità. Non ci metterei piede, perché l'università non è descritta nella maggior parte dei casi, e quando è descritta in una maniera vergognosa, rispetto a tratti stereotipici è dire poco. I dati ci dicono che grazie a tutto questo e grazie anche ovviamente all'importante crisi economica, negli ultimi 10 anni abbiamo smesso di mandare i ragazzi e le ragazze all'università. Cioè, laddove l'Europa ci dice, per favore, arrivate entro il 2020 al 40% della popolazione laureata entro i 25 anni, noi l'abbiamo rinegoziato e non manterremo neanche il dato rinegoziato, perché abbiamo rinegoziato al 27 e adesso già sappiamo che se arriviamo al 25 è miracolone. Ecco, ma dove l'Europa ci chiede questo, noi rispondiamo, ma non rispondiamo perché siamo stupidi, rispondiamo perché non ci sono processi di public engagement su questo, rispondiamo smettendo di far iscrivere i figli e le figlie all'università. Nell'ultimo decennio è come se fosse scomparsa, per intenderci, l'Università Statale di Milano, che a livello nazionale ed europeo è una delle università medio-grandi, come fossimo andati lì con una gomma e l'avessimo cancellata. Allora, tutto questo ha delle ragioni indubbie. Non è qui il tempo e luogo per dibatterne, alcune cose verranno fuori magari dall'interlocuzione con voi. La cosa che noi possiamo dire e quella che constatiamo attraverso il nostro lavoro di ricerca è che invece c'è un desiderio altissimo. Il paradosso è che nel 40% è aumentato come numero di tasso di disoccupazione tra i giovani. Ma sapete perché è aumentato? È incredibile. Non è aumentato perché sono aumentate le persone entro i 34 anni che sono state licenziate. Nella maggior parte dei casi non abbiamo neanche mai fatte lavorare, figuratevi se le licenziavamo, d'accordo? Sono aumentate le persone che dalla posizione di passività hanno deciso che ricominciavano a cercare, che cominciavano o ricominciavano a cercare un lavoro. Ma a voi questo non parla di un desiderio di essere presenti nel mondo al di là dell'eccellenza?
del mettere a disposizione il proprio pensare la realtà in un modo che potrebbe essere anche nuovo e diverso. Finisco dicendo, i dati sulle nostre ricerche li trovate in parte pubblicati, in parte li troverete nelle slide sul sito e saranno messi tranquillamente a disposizione. La parte che forse più mi interessa è che c'è una sola cosa, diceva prima la Montalcini, ma che ci dà garanzie rispetto ad un futuro incerto, ed è esattamente che laddove c'è la tecnologia che, come dire, presiederà ai lavori del futuro, non possiamo banalizzare tutto questo pensando che la tecnologia toglierà posti di lavoro. La tecnologia ha bisogno, uno, di persone che la pensino bene, la pensino in ottica interdisciplinare, ma soprattutto ha bisogno di cittadini e cittadine consapevoli che della tecnologia sappiano essere soggetti e non oggetti. Allora, se qualcuno oggi dovesse chiedermi perché bisogna iscriversi all'università, e veramente qui chiudo, non risponderò mai perché così diventi quello che farà quel lavoro lì, perché le ricerche ci dicono che nei prossimi 20 anni i lavori, intesi come professioni, cominceranno e termineranno nel giro di un biennio. E io ho un figlio di 11 anni al quale dico, pensa Jacopo che ridere, quando tu sarai grande parlerai con i tuoi amici e dirai, oh ma ti ricordi che lavoro facevamo 5 anni fa? E sarà come parlare di un'altra epoca, ma se quindi c'è un motivo per fare l'università è imparare ad attrezzarsi per gestire la complessità, accettando che la complessità, l'incertezza, l'imperscrutabilità e la difficoltà sono un dato strutturale di questa epoca storica e non un incidente o un accidente dal quale io devo cercare di difendermi, schivare, pararmi, nascondere, cadendo in una serie di banalizzazioni sul fare quello che mi dice il guru dell'orientamento, mi dice la mia amica, mi dice quello che già fa la professione ed è fortemente deluso, ma diventando invece capace di scegliere anche con un'altra, e qui chiudo, delle variabili che anche con le giovani ricercatrici che lavorano con me stiamo indagando molto in letteratura, e che è la variabile del coraggio, inteso non come il coraggio dell'atto eroico, ma il coraggio del fare scelte nel quotidiano non banali e conformiste, ma che rispondano ad una progettualità, anche laddove questa progettualità non si presenti come quella più facilmente ed immediatamente spendibile. Questo, tra l'altro, salverà la vita dal punto di vista psicologico. Grazie. Tra il poliziotto cattivo e quello bravo facciamo un intermezzo. Vediamo. Con la pedagogista, quindi con Silvia Luraschi, che invece porterà la voce dei nostri ragazzi, sì. Giusto? Buongiorno, io non sono madre, ho pensato come collocarmi dal punto di vista personale, oltre ad aver cuore l'orientamento, perché mi occupo di questo dal punto di vista professionale, ma è nato appunto prima da un interesse personale. Sono stata a lungo una studentessa disorientata. E quindi negli anni mi sono occupata di orientamento per capirci qualcosa. Non avevo le idee chiare, volevo capire chi le idee chiare le aveva. Oggi posso parlare, abbiamo scelto di raccontare portando le voci dei giovani partecipanti dei Labo, che sono questi laboratori riflessivi d'Ateneo, dove gli studenti delle scuole superiori partecipano gratuitamente a degli incontri riflessivi con l'obiettivo di confrontarsi insieme. Cerchiamo di aprire degli spazi di dialogo, così io oggi mi posiziono da cugina, ho dei cugini che più o meno hanno l'età dei vostri figli e quindi cercherò di dar voce, leggendo io le slide che dovevano passare dietro, il lavoro che abbiamo fatto come gruppo di ricerca. Io sono oggi una dottoranda del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, è quello di raccogliere alcuni dei dialoghi, dei frammenti di dialoghi che per noi sono poi dati, voci di ricerche da interpretare, da interrogare, per portarle qui a questo incontro e farne magari un'occasione per dialogare con voi. Abbiamo provato a identificare anche delle parole chiave che vi dirò come titolo introduttivo, poi magari mi direte voi se vi ritrovate, non vi ritrovate, se ci sono delle cose che cambiereste.
Dice Giorgio, che ha 17 anni ed è di Sesto San Giovanni. Mi piacerebbe sentirmi grande, ma ho un po' di dubbi su cosa significa diventare adulti. Quindi ci stiamo un po' chiedendo quali sono i modelli di adultità e che cosa significa diventare grandi. Cari mamma e papà, ho bisogno di due parole chiave, le prime due che abbiamo individuate sono fiducia e ascolto. E sentiamo cosa dicono Luca e Anna, che hanno 18 anni e frequentano la quinta liceo scientifico. Sono nomi di fantasia. Luca, a me piacerebbe studiare lettere, ma mio padre è sicuro che non troverò lavoro. Anna, e tu che farai allora? Luca, ho deciso che correrò questo rischio, anche se lui non è d'accordo. Anna risponde, lo fai anche se i tuoi non ti stanno a sentire e se non è la scelta giusta per tuo padre? E poi, come fai a essere sicuro di fare la scelta giusta per te? Luca, dopo un po' di silenzio, risponde, sono sicuro di impegnarmi a studiare, al lavoro ci penserò poi. Andrea ha 18 anni, Enrico e Veronica 17. Loro provano a rispondere dicendo più o meno ricevere e dare sostegno. Sentiamoli. Andrea. L'università costa e dovrò trovare un lavoro per pagarmi gli studi. Veronica, scusa, ma i tuoi non ti aiutano? Andrea, certo, sono contenti se deciderò di fare l'università, ma so che i soldi che guadagnano non sono abbastanza. Enrico, scusate se chiedo, ma voi avete mai lavorato? Veronica, io ho fatto la babysitter quest'estate. Andrea, io faccio volontariato in un'associazione del mio quartiere. Credo che sia utile darsi da fare. In un altro dialogo, Lucia e Amil frequentano la quarta superiore e vivono a Lecco. Si interrogano su riconoscimento e autorealizzazione. Queste sono parole nostre. Sentiamo le loro, che forse sono più interessanti. Lucia. Andare bene a scuola non basta per essere felici, serve anche sentirsi importanti. Jamil dice, per me sei importante, e ridono. Lucia, dai, non scherzare, dico sul serio. Io aiuto quando posso la mia vicina di casa che è anziana. Certe volte la vado anche solo a trovare. Jamil, come stai quando stai con lei? Lucia, è difficile da spiegare. Ma con lei mi sento speciale, perché quando mi vede le brillano gli occhi. In un altro dialogo ci sono un altro gruppo di studenti che si confrontano. Lascio parlare e poi vi dico qualcosa di loro. Giacomo, non so la vostra, ma mia madre dice che se devo diventare più che devo diventare più sicuro di me se voglio avere successo nella vita. Latifa. Certezze e sicurezze al giorno d'oggi è impossibile averne. Alessio. Oh, ma come se ne esce da questi discorsi? Quando se ne parla a casa mia mi viene l'ansia. Valeria. Già, i miei si aspettano che io faccia economia come mio padre. Ma chi glielo dice che ho cambiato idea? Latifa. I miei genitori mi hanno detto che sono grande e che la responsabilità della mia vita ora è mia. Certo, non è facile. Latifa è italo-marocchina e ha 18 anni. Giacomo, Alessia e Valeria 19. Loro ci parlano un po' di sognare e tollerare l'incertezza. Altri studenti si interrogano su realismo e richieste chiare. Giorgio dice, mio fratello non ha finito l'università in 3 anni e i miei gli hanno detto di cercarsi un lavoro. Agata, io vorrei andare all'estero per un periodo durante l'università, ma costa. I miei dicono che se voglio farlo devo informarmi sulle borse di studio. Veronica, mia cugina sono 3 anni che è fuori corso. Boh, io vedo che si impegna. I genitori fanno i salti mortali per aiutarla,
ma ho il dubbio che forse quello che studia non fa per lei e che dovrebbe cambiare. E se succede anche a me? Rachele. Nella mia famiglia ho visto sempre tutti rimboccarsi le maniche, a partire dai miei nonni. Giorgio. Oh, va bene essere aiutati, ma non troppo. Oddio, parlo come un vecchio. Giorgio ha 17 anni, Veronica e Agata stanno ripetendo la quarta superiore e Rachele frequenta la quinta liceo artistico. Le professoresse che mi hanno preceduto hanno parlato di Michele e Giovanni. Anche gli studenti e i giovani che incontriamo ne parlano. Riporto qui quello che prova a rispondere alla lettera di Michele, Giulia, che ha 23 anni. Fa un po' paura perché quello che dice è vero. La situazione di precariato è tangibile e reale. La sentiremo probabilmente sempre di più. Quando si inizia a entrare nella vita vera e a capire cosa ci si aspetta e com'è il mondo, è importante reagire e non lasciarsi trascinare. Una soluzione probabilmente non ci sarà, quindi dipende da noi come vogliamo scrivere la nostra storia e usare il tempo che abbiamo a disposizione nella vita. Il lavoro è sicuramente importante, l'amore pure, ma non sono tutto e mi dispiace che questo ragazzo non sia riuscito a vedere oltre. Non so, pensieri. Quello che questi giovani adulti ci dicono è che stanno imparando a diventare che cosa significa essere adulti e che hanno bisogno di riflettere, di scegliere, di fare errori e di rialzarsi da soli o da solo. E quindi quello che ci hanno un po' detto è e che noi da pedagogisti come gruppo che si occupa di orientamento possiamo provare a offrire come argomento di dibattito con voi oggi è quello che i giovani probabilmente chiedono di dialogare con voi mettendoci fiducia e ascolto, sostegno incondizionato, riconoscimento e rispetto per le proprie scelte, capacità di sognare e di tollerare l'incertezza con loro, realismo e richieste chiare. Ringrazio le voci di Giorgio, Luca, Anna, Andrea, Veronica, Enrico, Lucia, Hamil, Giacomo, Latifa, Alessia, Valeria, Rachele e Giulia, che sono tutti i nomi di fantasia, che oggi sono presenti qua con noi, con la mia voce. E chiudo con un invito, sul sito poi troverete le slide e troverete, come già stato detto, anche quelli che sono gli appuntamenti per tutti i servizi di orientamento di Ateneo e, perché no, gli studenti possono iscriversi, anche i vostri figli se non hanno voglia, e abbiamo anche una pagina Facebook. Questo è quanto. Se avete poi, io passo la parola alla professoressa Strepparava, poi se avete domande, richieste, curiosità, sono qui. Grazie. Bene, poliziotto buono. Che vai chissà perché. Allora, io mi presento, sono uno psicologo clinico, insegno a medicina, insegno comunicazione medico-paziente ai giovani medici, ma sono anche il responsabile del servizio di counseling psicologico per gli studenti, che fa parte della rete dei servizi di orientamento e che costituisce, come dire, uno dei momenti di orientamento in itinere quando gli studenti hanno delle difficoltà che possono essere sia legate, come dire, allo studio, all'università, ai professori, anche, oppure anche alla loro vita, e hanno bisogno di uno spazio dove parlare con qualcuno che, come veniva detto prima, non è il papà, non è la mamma, ma è qualcuno che è adulto ed esperto, che li ascolta e li aiuta a ritrovare quella linea che stanno perdendo dentro la confusione, dentro, quando noi stiamo male siamo confusi, non capiamo più niente, no? Allora abbiamo bisogno di qualcuno che da fuori ci dia una mano per vedere un po' meglio, no? Poi
Io ho anche un altro cappotto, che è quello dell'operatore dell'ospedale, perché lavoro al servizio di psicologia clinica del San Gerardo, per cui metto insieme un po' tutte queste vesti. Questo per dirvi che il mio sguardo è invece esattamente, come dire, da un'altra parte rispetto a quello di Elisabetta, perché è lo sguardo sulla persona, su quello che c'è nella sua mente, su quello che c'è nel suo cuore, e ovviamente parlando di adolescenti e dei loro papà e delle loro mamme, su quello che avviene fra di loro. No? Su quello che sono le relazioni, gli affetti, le emozioni che passano. No? Allora, quando abbiamo un po' pensato il titolo della giornata, io mi sono detta, vabbè, ma io cosa guardo? No? Anzi, cosa condivido? No? Quale sguardo posso condividere? Allora, la prima cosa che è venuta in mente è che l'incertezza, beh, è l'incertezza e incertezza per come ce la descriviamo noi a noi stessi. Cioè, qualcuno di noi, e qui entrano in gioco le differenze individuali, come dire, non ha nessuna difficoltà a stare dentro nelle cose poco definite, poco chiuse, confuse, oscure, poco organizzate. Ci sguazza dentro magnificamente, anzi, se sta dentro qualcosa che è troppo rigido, che è troppo chiuso, che è troppo definito, gli viene l'ansia, l'angoscia, un attacco di panico, e quindi va bene che le cose siano sfumate. Al capo opposto ci sono le persone esattamente invece diverse, quelle che hanno bisogno di sapere che il mondo è organizzato, che gli eventi sono strutturati, che le cose che sono iniziate sono chiuse. E per queste persone stare dentro situazioni, eventi o un mondo in cui le cose sono poco definite è faticosissimo. È faticosissimo perché si sentono persi, perché soprattutto la non definizione e la non chiarezza genera dentro di loro la sensazione, come amplifica per meglio dire, dentro di loro quella sensazione di fragilità che tutti noi abbiamo, che fa parte della nostra storia, che fa parte del nostro essere umani, che tutti condividiamo in misura uguale, ma che per alcuni di noi può essere più o meno forte, potente, una voce, no? Con la quale noi sappiamo dialogare oppure che, dalla quale ci sentiamo schiacciati. Quindi questa dinamica fra saper stare nella confusione, aver bisogno di definizione, tenere le azioni sospese oppure agire e chiudere, fa un po' le differenze fra tutti noi, no? Allora, l'età dell'incertezza è sì, certo, è un mondo, Elisabetta ci ha fatto vedere il mondo fuori, poi c'è anche come noi stiamo dentro questo mondo e quindi noi reagiamo alle incertezze in maniera molto diversa. No? E quindi ci stiamo più o meno bene e quindi passiamo ai nostri figli anche questo mondo, come lo connotiamo in un modo positivo, in un modo negativo, e inevitabilmente loro costruiscono nella loro mente una rappresentazione di questo mondo ambiente. No? Ci sono tante parole, io mi ero un po' segnata nella lettura di stamattina, no? Un po' di punti che dal mio punto di vista sono assolutamente fantastici. Rita Levi-Montalcini parla di ansia, quale parola chiave migliore per uno psicologo? No? L'ansia. E ci dice però una cosa potentissima e profondamente vera. L'ansia agisce come una lente di ingrandimento e di deformazione. Assolutamente vero. Non solo, dice lei, dei messaggi che pervengono dal mondo esterno, quanto dell'immagine che ognuno di noi ha di noi stessi. Beh, qui forse possiamo dire una roba un pizzico diversa, nel senso che è assolutamente vero che l'ansia ci porta a percepirci come più fragili, più vulnerabili, più soli e inaiutabili di quello che molto probabilmente siamo nella realtà dei fatti. Ma ugualmente ci porta a percepire un mondo come molto più minaccioso, persecutorio, cattivo o semplicemente disinteressato a noi di quello che magari è. Ma da dove vengono queste differenze? Qui parla la voce, no? Dello psicologo che ricostruisce un po' le storie personali. Queste differenze vengono da lontano, vengono per ciascuno di noi dalle nostre storie di vita, vengono dalla qualità del mondo che noi abbiamo sentito e percepito dalle persone che sono state intorno a noi, dalle nostre figure di attaccamento, no? Quindi il modo in cui noi reagiamo al mondo contemporaneo e ai fatti che avvengono è anche dato, no? da come siamo noi, dalle nostre storie, dalle nostre fragilità e dalle nostre vulnerabilità. In tutto questo, gli adolescenti sono, come da più parti si legge e credo sia un po' una visione molto condivisa, sono una sorta di terra di mezzo, che richiama Tolkien, no? A me piace questa immagine. Sono una terra di mezzo perché? È perché sono dentro uno strano passaggio, sono a metà del guado,
le parole dei ragazzi che ha letto la collega prima. Sono grandi e non sono grandi, vogliono essere grandi e hanno il rimpianto di essere piccoli. In qualche modo è normale, fa parte dell'ambivalenza che caratterizza tutte le cose umane. Ambivalenza è quella cosa per cui noi contemporaneamente vogliamo e non vogliamo, ci piace e non ci piace, desideriamo e ci spaventa. È una roba assolutamente caratteristica di qualsiasi cosa, di qualsiasi, anche la cosa più bella che noi vogliamo di più e che ci piace di più ha dentro delle sfaccettature che quantomeno sono legate all'agitazione di o meritarcela o pensare se ce la faremo a farcela o no, o della paura che qualcuno ce la possa portare via. Quindi non c'è niente, no, che sia connotato univocamente. A maggior ragione un periodo come quello dell'adolescenza, un momento della vita come quello, in cui davvero tu non sai più chi sei. Una parola chiave che era nelle parole dei ragazzi è la parola riconoscimento, essere riconosciuti, essere visti. Noi esseri umani, allora c'è una sola essenziale cosa che è preziosa per noi, è il sentirci visti, è il sentirci guardati e il sapere di essere visti e sapere di essere pensati dalla mente calda e affettuosa di qualcuno. Questa è la nostra essenza di fondo. Quando c'è questa, noi stiamo bene, siamo resilienti, riusciamo a costruire tutte le altre nostre competenze, capacità, risorse. Questo è il nucleo fondamentale. Quando questo manca o è, come dire, un po' come dico io, acciaccato, ecco che allora ci sono tutti gli spazi per le fragilità, per le preoccupazioni, per l'iperinvestimento su una delle dimensioni della vita. La Rita Levi-Montalcini prima parlava di potenzialità realizzate, intellettive ed affettive, no? E allora quanti di noi si sbilanciano più da una parte o più dall'altra? Nelle parole di quella ragazzina c'è anche l'amore, no? È stato bellissimo, certo c'è anche l'amore, no? Ma quanti adolescenti sono la disperazione della loro mamma, perché, come dice la mia amica, che è madre di due gemelli, maschio e femmina, adolescenti, quindicenni, una roba distruttiva, per la Margherita c'è l'amore, ci sono i ragazzi, no? E la scuola? No? La scuola è un'altra roba, cioè, l'amore è fondamentale, no? Allora, dentro questa dinamica, queste due cose sono preziosissime per noi. Allora, quando c'è questa sensazione di sentirsi visti, noi siamo forti. Quando non c'è, appunto, siamo più fragili, ci sbilanciamo da una parte o dall'altra. Allora l'adolescente arriva all'adolescenza avendo fatto un percorso, ed è un percorso in cui questo core prezioso si è strutturato, si è consolidato e lo porta a esporsi al mondo dei coetanei, al mondo esterno, agli altri, no? Allora, tanto più questo core, c'è uno psicologo che usa un'immagine bellissima che io adoro, che è una pentola d'oro nel nostro cuore. È una pentola d'oro che ci scalda, che ci fa sentire forti, che ci fa sentire competenti, capaci, no? Allora, quando questa pentola d'oro è dentro di noi, comunque sia, ce la facciamo. Quando non c'è, è tutto molto più difficile, che non vuol dire che non si possa riempire anche con le esperienze della vita. Non è che o c'è o non c'è, questa è una delle posizioni che non è più sbagliate. Si cambia, è come se si cambia, le persone che incontriamo ci cambiano. No? Se io non farei questo mestiere se non pensassi che le persone possono cambiare, che questa pentola d'oro può essere riempita. No? Però, appunto, arriviamo equipaggiati in maniera diversa, i nostri figli arrivano equipaggiati in maniera diversa e qui entrano in gioco i genitori, perché in questa dinamica di essere grandi, essere piccoli, essere autonomi, essere dipendenti, nessuno l'ha citata, a questo punto la cito io, la famosa frase della collega Formenti, dice la famosa frase della lavapiatti: ma avete mai fatto caricare i vostri ragazzi la lavapiatti? No, perché questa è una variazione. Portare fuori la spazzatura, la stessa roba, pulire la sabbiolina del gatto è la terza. Chiunque ha un gatto o un cane, cane lo porti fuori divertente, vedi gli amici, ma pulire la sabbiolina del gatto? Chi pulisce la sabbiolina del gatto che questo figlio tanto amato ha voluto? Allora, quando va bene se la giocano il papà e la mamma, quando va male, mediamente, essendo una roba di caring fisico, tocca alle mamme. Okay, ecco. Allora, questi nostri ragazzi sono dentro questo mondo e noi dobbiamo un po', e questo è il punto, no? Allora, che messaggio puoi dare a questi genitori? Allora, uno è che è difficile, due che
Dobbiamo essere capaci di vedere la dinamica fra loro che vogliono e che però si tirano indietro e noi che facciamo gli elicotteri, i droni e quant'altro e dobbiamo stare un po' indietro. Dove non ci sono degli errori, prima ti avrei dato un pestone, no? Quando hai detto io ho fatto tanti errori. No, dopo 6 anni dici ancora la parola errore. No, non ci sono degli errori, non ci sono degli errori. Ci sono però delle azioni che noi facciamo che sono disfunzionali. Perché sottolineo questo aspetto? Perché come pensiamo le cose guida quello che facciamo. Allora, se io penso che ho fatto un errore, mi sento in colpa, penso che ho sbagliato, me la prendo con me stessa, me la prendo con l'altro. Se penso che ho fatto un'azione disfunzionale, ho uno spazio nella testa per dirmi, vabbè, non andava bene, cosa posso fare di alternativo? No? E questo, di nuovo, per voi, no? Pensate alle cose che fate non nella chiave dell'errore, ma nella chiave della cosa disfunzionale. L'altra parte, l'altro punto, no, che secondo me forse può essere minimamente di aiuto, è contenuto in un bellissimo libro di cui suggerisco la lettura, che è Perché non mi parli, di Coleman. Perché non mi parli? Che è la frase che tutti i genitori dicono, non so, una volta al giorno, mediamente, ai figli. Ma perché non mi parli? Perché quando cerchi di parlare ai figli delle cose importanti e sto simulandovi, no, nel discutere della scelta dell'università, eccetera, no? Perché? Perché coi figli adolescenti, questo ce lo racconta Coleman in questo libro, c'è quella cosa che gli antichi greci chiamavano il kairos, il momento opportuno. I figli non parlano con noi quando noi vogliamo che loro parlino con noi. Loro ci parlano a un certo punto, di solito in un momento assolutamente inopportuno, fuori contesto, quando ci sono mille altre cose da fare. Nel suo libro lui fa l'esempio di questa famiglia, no? La mamma che cerca di parlare con suo figlio, ce n'è, poi vanno in montagna, stanno facendo una cresta, sono incordata e tu dici, lì l'unica roba che devi fare è guardare dove metti i piedi, e questo figlio dice, senti mamma, ma io vorrei parlarti un attimo della scelta della scuola, no? E tu sei lì. Ecco, questo è il kairos, cosa si fa in questo momento? E allora è qui che uno è genitore. Dove essere genitore vuol dire che tu sai fare un salto carpiato con avvitamento che è individuare esattamente la cosa che va fatta. E l'unica risposta sensata è, mentre sei lì che dici, mio Dio, speriamo che il piede non cada, è dimmi tesoro. E poi alla prima piazzola ci fermiamo e andiamo avanti a parlare, facciamo merenda. Guarda, dimmi intanto che arriviamo alla piazzola, ci facciamo il picnic qui invece che lassù, così mi racconti bene, perché essere genitori vuol dire, no, bilanciare tutte queste cose. Ecco, io non so se quelle cose che vi ho detto forse vi possono servire in qualche modo, ma il mio compito di poliziotto buono in qualche modo è proprio questo, quello di rimandarvi che ce la potete fare e ce la fate, anche se è complicato. Grazie. Sì, no, volevo solo rispondere a Maria Grazia, che quando anche hai capito che sei disfunzionale, il problema è capire come poi devi rifunzionare, perché puoi essere disfunzionale a vita continuamente, quindi il senso di colpa non ti passa mai. Allora, io direi che la parola spetta a voi, noi ne abbiamo spese tante. Io immagino, magari sbaglio, che qualcuno oggi venendo qua, anche perché il titolo che noi diamo trae un po' in inganno, Open Day, desse un po' l'idea che adesso noi andiamo e appunto sostituiamo i nostri figli e torniamo a casa dicendo loro quando iniziano l'immatricolazione, quanto costano le tasse, quali sono i corsi a numero chiuso, quali sono i corsi che si possono fare all'Ateneo Milano Bicocca, vado io, che pensi mi? E poi ti dico quello che devi fare. E non so se questa era l'idea, perché l'open day i ragazzi lo vivono così, no? Cioè vado per prendere le informazioni, per capire se mi piace o meno, e quindi il genitore, io lo capisco questo, no? Perché ci mandano agli open day dall'asilo. Io ho un'amica che dovendo iscrivere la figlia in America è andata a 9 open day di asilo, con consulenza dello psicologo e colloqui per essere ammessa all'asilo. È così.
E poi andiamo agli Open Day perché non solo vogliamo scegliere la scuola migliore, ma la classe migliore, i compagni migliori, i professori migliore, l'ambiente migliore. Non ci basta andare alla scuola, ma che in sezione la mettiamo? La A, la B, mi hanno detto che nella C è meglio. Quindi lo capisco che uno vada agli Open Day. E noi stiamo cercando di farvi capire che se venite agli Open Day nostri non vi cacciamo, ma vorremmo fare un percorso insieme. Quindi se siete venuti con questa idea vi abbiamo un po' spiazzato. Però adesso vogliamo sentire voi, perché loro, non io, perché vedete sbaglio anche, non dovevo dire errore, cioè ma io devo stare a casa, no? Io cioè, ribadisco, sono una povera giurista, cioè quindi abbiate pietà, io sono un genitore prima di tutto, quindi la parola a voi, qualsiasi cosa vi venga in mente, loro vi risponderanno. Posso dirti una cosa, sono concordata con lei. Se però vengono all'Open Day di medicina, io i genitori li faccio andare tutti insieme, anche di psicologia, li facciamo andare tutti insieme in un'aula, tutti da, lontano, no? Poi gli studenti vanno nelle altre. Ma io credo che i vostri interventi siano stati molto utili, però credo che un incontro così sarebbe utile, molto utile anche agli studenti, al di là dell'orientamento alla scelta della facoltà. Quindi io vorrei sapere se l'Università Bicocca offre agli studenti un incontro di questo genere, cioè più un incontro di chiarificazione delle idee su come scegliere, prima di magari partecipare ad un Open Day di facoltà, perché naturalmente, non so, mia figlia che adesso sta facendo la quarta liceo ma comincia a pensare alla sua scelta, ha identificato delle possibili facoltà, che magari non hanno neanche niente a che fare fra di loro, tipo design, giurisprudenza, psicologia, quindi ha identificato una cerchia di interessi. Però mi sembra che sia molto importante, al di là poi della scelta della facoltà, imparare un po' appunto a guardarsi dentro e a capire come orientarsi. Vorrei sapere se c'è qualche cosa di questo genere per gli studenti. Guardi, rispondo brevemente così raccogliamo poi più spunti possibili. Intanto un elemento di base. Quello che voi avete sentito oggi è il nostro modello di orientamento. Vuol dire che qualunque cosa facciamo, in qualunque situazione noi agiamo come Commissione Orientamento di Ateneo e Rete dei Servizi di Orientamento, abbiamo questo approccio. Intendo dire, anche quando presentiamo i corsi noi abbiamo questo approccio. Non abbiamo l'approccio di dirti vai qua, c'è diritto privato, vai là, c'è storia del diritto. Non facciamo mai nessuno per... Quindi questo informa qualunque nostra azione, qualunque sia il soggetto destinatario, che siano i genitori, che siano le insegnanti e gli insegnanti, che siano studenti e studentesse, che sia il lavoro nelle scuole, che sia il lavoro dentro l'università o nel territorio. Abbiamo poi anche strumenti specifici dentro la nostra rete dei servizi che riguardano, lo accennavamo prima, tutta la fase dell'orientamento in ingresso. Noi siamo molto fiere di dire che con uno sforzo enorme nostro dentro questo Ateneo e con questo Ateneo, siamo l'unico Ateneo milanese che mette a disposizione tutto questo gratuitamente prima dell'ingresso e senza nemmeno sapere se le persone poi si immatricoleranno in questo Ateneo. Lo facciamo con la rete dei servizi di orientamento, nello specifico con due azioni nella fase, come dire, quella preliminare l'eventuale iscrizione. Da una parte è la consulenza psicosociale per l'orientamento, che è uno dei servizi della nostra rete, nel quale ci sono psicologhi dell'orientamento, peraltro oggi presenti e poi ci diranno qualcosa del loro osservatorio, e con quello che adesso racconta la collega pedagogista va sotto il nome di LABO, situazione dalla quale sono stati tratti gli elementi di prima. Sì, scusa, mi permetto di dire una cosa come prorettore, lo faccio, non più come giurista. Proprio perché questo è lo spirito che informa ogni nostra attività, voi lo sapete perché lo sapete che c'è l'alternanza scuola-lavoro, a cui i figli nella disperazione totale delle scuole dei genitori, no, devono rispondere. Una buona idea che deve poi però, no,
con qualche fatica, anche qui articoloni del giornale sulla situazione in Lombardia, che funziona sì e no, e il commento era: se non funziona in Lombardia, chissà altrove. Noi come Ateneo Milano Bicocca abbiamo pensato che anche questa è un'occasione di orientamento, che non è soltanto ti trovo il posto dove fai le fotocopie e vabbè, pazienza, hai assolto il tuo compito, ma abbiamo proprio pensato, essendo anche parte di un distretto che esiste come organismo, di affrontare questa occasione come momento di orientamento nel significato che, come lei ha visto, è quello che riusciamo a dare. Cioè non soltanto ti dico che cos'è l'alternanza, ma ti aiuto anche già in questo percorso a riflettere sulla tua progettualità. Come servizi di orientamento, ma soprattutto per il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, che oggi sono qui a rappresentare, la connessione orientamento e formazione è una connessione importantissima. Cioè nel momento in cui io imparo e continuo ad imparare lungo l'arco di tutta la vita, in tutte le esperienze che affronto, come scelgo, in quel momento imparo anche ad orientarmi. Di fatto noi siamo fortunati perché nella lingua italiana orientamento indica proprio una metafora anche spaziale, per cui da sempre il Dipartimento e la Rete dei Servizi è stata molto attenta a creare, a proporre delle iniziative che siano anche non solo di informazione, non solo di supporto psicologico, perché sono, questi aspetti sono fondamentali, ma anche di tipo formativo, ovvero, come diceva lei prima, come si impara a scegliere, oppure come in qualche modo ho già imparato a scegliere, ci sono dei modi abituali in cui io mi pongo di fronte alle scelte che possono essere funzionali, possono essere stati fino a ieri, ma domani potrebbero non esserlo più. Quindi come faccio a esserne consapevole, come faccio a scegliere di imparare che forse questa volta posso giocarmi in modo nuovo, forse come fanno altri a raccontarmi che loro la stessa cosa la fanno in un modo diverso, io posso imparare dai miei amici, i miei colleghi studenti. Quindi i laboratori Labo, che si svolgono sia qui in università tutti i venerdì pomeriggio, ma anche sul territorio, perché da sempre l'Ateneo Bicocca ha dei rapporti con il territorio, per cui ci capita di frequente che anche i laboratori, per quanto possibile in base alle risorse, si svolgano anche in altri spazi che non sono quelli formalmente deputati a pensare la scuola e l'università. Andiamo nelle biblioteche, nei musei, per cui anche cambiare lo spazio già genera dei percorsi diversi e delle idee nuove. Oppure un'altra cosa che stiamo seguendo sempre come labo sono seguire gli studenti delle scuole superiori che vengono qui in università a fare il loro periodo di alternanza scuola-lavoro, e quindi che cosa penso del mondo del lavoro in ingresso, che cosa penso del mondo del lavoro in uscita, e soprattutto che cosa imparo di che cos'è anche l'università, perché sia un mondo dove si impara ma dove ci sono un sacco di professionisti che lavorano, per cui è molto interessante comprendere come l'università sia un posto variegato dove lo studente è invitato, come si diceva anche prima, a posizionarsi in modo diverso. Oh, scusate, basta, potrei andare avanti e parlare per ore perché sono molto appassionata. Ci sono altre domande? Sì, buongiorno. Allora, mia figlia fa la quarta liceo e sembra una ragazzina molto organizzata, con idee chiare, obiettivi e quant'altro. La domanda è, visto che si parla sempre di incertezza, a me, infatti mia figlia, non so se mi spaventa o sono anche felice di questo. Cosa fare? Cioè, una ragazzina così, cioè, consigliamo lo stesso l'orientamento? Perché comunque loro sono in un mondo completamente diverso, cioè nel senso che facendo il liceo non sono né nel mondo del lavoro, non conosco l'università, non conosco niente. I lavori che ci sono fuori, come ha detto giustamente lei, ogni due anni cambiano, ma anche all'interno della stessa azienda, ogni due anni devi, cioè già sei obsoleto. Difatti io ai ragazzi di 35 anni dico: ma voi non eravate i giovani dell'azienda? E loro si guardano e dicono: effettivamente non lo siamo più, perché in un attimo. Ecco, una ragazzina così, consigliate comunque di fare un orientamento, cioè di venire qui e
e magari comunque confrontarsi, perché essere certi, ok, vale 5 minuti, ma magari, che ne so, fra un anno non vale più. Grazie. Allora, rispondo, sono stata, come dire, identificata per rispondere, no? E allora rispondo come rispondo io, ovviamente, no? Rispondo su due livelli. Il primo è che una considerazione generalissima. Figlia, femmina, giusto? Figlia? Allora, a tutte le fanciulle più o meno oggi presenti qui, vi ricordate, ragazze, com'era il vostro rapporto con la vostra mamma? Ok. Quante delle cose che fate, o di come siete, di quello che vi piace o di quello che odiate, anzi odiavate in età adolescenziale, giovane, adulta, era esattamente il contrario di quello che la vostra mamma voleva, desiderava, aveva o faceva? Quante di queste cose le avete recuperate, se le avete recuperate, se siete abbastanza grandi da averle recuperate, le avete recuperate? Perché tipicamente le figlie femmine passano attraverso questa fantastica dinamica che è: la mia mamma è così, perfetto, io sono esattamente il contrario della mia mamma. Quindi questo un po' per dire la contrapposizione fra la definizione, no, della sua ragazza, e lei dice, ma insomma, io mi fa quasi paura, no, tant'è determinata, no? Che a me ha fatto pensare che ci fosse un funzionamento un po' diverso. Quindi questa è la prima nota. Sull'orientamento, io credo che tutti gli spazi per pensare possano andare bene, a patto però che sia la persona che da qualche parte c'ha un po' voglia di andare. Perché se io ti devo pigliare per le orecchie e dirti no, adesso tu vai a fare le cose di orientamento, secondo me non funziona, ma non bisogna essere uno psicologo per dire, cioè, non va. Se riesco a incuriosirti a sufficienza perché tu possa andare, questo è un altro discorso, ma sicuramente non ti incuriosirò se ti dico tu mi sembri un po' troppo determinata, hai bisogno di andare lì a capire un po' me, no. Quindi, allora, io credo che una buona, se uno riesce a incuriosire l'altro, va bene. Se no, fa parte del processo per cui io ti lascio un po' libero. Perché questo è il gioco della libertà, è lo spazio grigio, no? Del ti faccio vedere le cose, però ti devo anche lasciare sperimentare, provare. Se no, fai quello che dico io. O se no, rischi di fare il contrario. Aggiungo una cosa rapida. Lei ha nominato molto bene, ha detto la terra di mezzo, no? Loro stanno da un'altra parte. Al liceo, a me questa cosa dà i brividi e sono perfettamente d'accordo con lei. È terribile che essere al liceo voglia dire essere da un'altra parte. Uno dei lavori grossi che noi stiamo cercando di fare, appunto, nelle azioni di terza missione del nostro Ateneo e proprio come dimensione di public engagement, è la cultura dell'orientamento. È una cultura, non è quante ore hai a disposizione per andare in quarta, in quinta, in terza, in seconda, in prima a vedere tu o tua mamma o tuo papà. È un modo di pensare alla realtà. Avere un approccio progettuale è qualcosa a cui la cultura anglosassone, con esiti diciamo in parte positivi e in parte no, obbliga le persone dal primo giorno di scuola, primary school. Cominciano lì a chiederti: tu scusa, cosa pensi che farai da grande, raccontami, dimmi, immagini. Però è un modus vivendi, è un habitus mentale, diventa un habitus mentale. Noi a questo habitus mentale rischiamo di contrapporre il fatalismo del adesso faccio e poi vedremo, perché ovviamente nei casi non di superdeterminazione ma di indeterminatezza è molto preoccupante dire io faccio e poi, e quindi dico io faccio, poi vedremo, che è un po' la versione contemporanea del Dio vede, Dio provvede, o nelle situazioni più interessanti, cioè più interessanti dal punto di vista dello studio e ormai spero sul viale del tramonto ci sarà l'amico di mio papà che mi darà il lavoro, d'accordo? Tutto ciò ci toglie da una posizione nella quale siamo soggetti attivi. Certo, la scuola su questo deve fare un lavoro enorme, perché ciò di cui parlavamo prima è anche il rischio, e molto c'era anche in ciò che ci raccontava Maria Grazia, è il rischio che siamo noi adulti a proiettare, trasferire,
buttare lì quella che è stata la nostra esperienza, che è la nostra esperienza, ma magari anche le nostre disillusioni, le nostre depressioni, le nostre incapacità, le nostre tristezze, le trasferiamo. Noi incontriamo moltissimi studenti e studentesse che dicono che i professori al liceo dicono che tanto non lavoreranno, non faranno, non saranno, che è una cosa semplicemente ridicola, permettetemi questo termine. La rispetto massimamente nell'esperienza individuale del soggetto, non la accetto in ambito di ruolo formativo. Posso? Parto prima io? Io ho un'esperienza ibrida perché mi occupo di orientamento nel Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze e sto imparando tantissimo e ho una figlia che deve scegliere l'università. E quindi dopo un anno che le dicevo guarda che ci sono i labò, guarda che ci sono i labò, alla fine quando io non glielo dicevo più è venuta. Esattamente, confermavo questa cosa. È una figlia molto determinata, non magari proprio unidirezionalmente determinata, però estremamente determinata. Quello che io sto imparando lavorando su questa cosa e quello che sto imparando da mia figlia è che anche le persone estremamente, i ragazzi estremamente determinati, spesso, parlo questo per esperienza personale, lo fanno perché così sono sicuri, non so come dire. L'esperienza dell'orientamento, io vedo questi ragazzi che vengono a fare l'alternanza nel nostro dipartimento, l'esperienza dell'orientamento, di intendere l'alternanza come orientamento, è quella di farsi delle domande, come diceva, delle domande importanti e poi magari mettere anche in discussione alcune sicurezze, farsi attraversare da delle domande e da delle proposte. Quindi, non so, io sono appunto a cavallo tra queste due esperienze, trovo che siano veramente importanti, non solo perché ci lavoro, ma perché come mamma e come genitore è stata un'esperienza molto importante. Quando ho chiesto, ma alla fine io non ho voluto sapere niente, e lei mi ha detto, è stato molto interessante, hanno cercato di insegnarci a porci delle domande su quello che siamo E per lei è stato veramente, mia figlia fa liceo classico, quindi vabbè, ok, magari ha, però determinata assolutamente, questa cosa ha messo in discussione alcune cose in maniera costruttiva. Grazie. Volevo solo aggiungere con una metafora che troviamo divertente, che è quella dell'imbuto. Qui un bicchiere, fate finta che questo sia un imbuto. Di solito si pensa all'orientamento come qualcosa che si deve arrivare a una scelta unica, no? Quindi l'imbuto messo così, l'idea con cui ci piace giocare è provare a ribaltarla, che si arriva magari con le idee che sembrano chiare, certe, e si vuole aggiungere possibilità. In un mondo che tra 5 anni cambierà lo scenario in modo così ampio, avere più possibilità, avere iniziato a avere la capacità di pensarle potrebbe generare confusione, come dire, all'inizio far alzare qualche difesa, perché dici no, come, io avevo chiara la cosa, tu mi metti tutto in confusione. In realtà, come dire, si apre uno spazio dove possono avvenire delle cose che ancora non conosciamo e per cui è utile farci domande, che poi è la base del pensiero scientifico. E questo sembra importante in università. Okay. Prendo la parola io, sono Cristina Frasca, sono una delle psicologhe che lavora al Centro di Consulenza Psicosociale, accanto a me una delle altre colleghe, Chiara Novanzi, per portarvi un po' il nostro sguardo. Noi da 14 anni incontriamo in spazi individuali, oltre che nei momenti all'interno degli Open Day, gli studenti, e quindi in qualche modo portiamo quello che è il loro modo di approcciarsi ad esempio alla scelta. Quello da cui partirei è un po' sottolineare quanta paura che c'è nel fare questa scelta, anche perché spesso è la prima scelta che fanno da soli, la prima, perché anche la scelta della scuola superiore è stata fatta in un modo diverso. Quindi non può che esserci tanta paura, ed è come se loro avessero un po' l'aspettativa di arrivare a scegliere senza paura. Paura dove la richiesta di fare una scelta giusta parla del bisogno di non cambiare idea, no? Di avere questa fermezza monolitica che durerà per sempre,
che è qualcosa che non può essere, che è anche un peccato che ci sia, perché l'esperienza e l'esperienza di incontro anche con l'università trasforma, e se noi riusciamo ad essere trasformati dalle nostre esperienze, allora possiamo vivere in stretto contatto con noi stessi e con la realtà. Quindi poter sostenere questa paura, poter scegliere anche con un po' di paura, informandosi, pensandoci, importantissimo lo spazio di pensiero, che a volte questi ragazzi non vogliono proprio per non mettere in discussione, no? Qualcosa che sembra così chiaro. Sempre di più incontro ragazzi e ragazze spiazzati dall'avere tante idee. Anche prima la signora diceva: mia figlia ha tanti interessi diversi, come se questo fosse un limite, come se l'avere un'unica idea, un unico come dire, progetto fosse quello vincente. E se poi però non va, perché magari il test d'ingresso mi ferma, perché magari le possibilità mi fermano, che cosa accade? Ecco che invece più idee, più scenari, più possibilità sono una grande risorsa, no? Allora questo però che cosa ci dice? Ci dice che spesso è proprio la paura, no? La paura di darsi tante possibilità, no? E allora invidiano tantissimo quelli che fin da bambini volevano fare medicina. Caspita, i miei amici, loro sì che hanno un'idea chiara. È un'idea che è lì, che a volte però non tiene conto di cosa siamo diventati, e sono a volte anche persone che poi dopo il primo anno, dopo i primi mesi, incontriamo e ci dicono Dio, cos'è accaduto? Ecco. La metafora che un po' io uso sempre con i ragazzi è un po' dirgli che l'università non può essere un tunnel dentro il quale entro e alla fine esco e pensavo di essere arrivato in montagna e invece sono al mare, no? E allora mi sono portato gli sci e sono spiazzato, perché è un po' questo che loro a volte portano, no? E se poi dopo scopro che non mi piace più, l'università è un cammino, è un cammino aperto dentro il quale guardare, guardarmi intorno, guardarmi dentro, chiedere con tanti bivi, con tante possibilità di fare percorsi alternativi, quindi da costruire passo passo, dentro il quale scegliere, riscegliere, risignificare. Quindi è un cammino che deve avere però un punto d'inizio. Ecco, spesso credo che rispetto ai genitori, che sono tantissimo nella mente, nei pensieri e nelle scelte dei ragazzi, ci sia a volte forse anche tanta paura da parte dei genitori, che in qualche modo cercano la fermezza del figlio, perché la fermezza del figlio mi rasserena. Se lui è sicuro, allora posso stare sicura anch'io. E forse non possiamo cercarla in loro, la fermezza, no? Proprio perché non può che esserci tanta paura nel fare questa scelta, no? Allora, lo spazio di lavoro individuale, ad esempio, al nostro servizio è uno spazio per tutti, sia per chi è molto confuso, sia per chi invece un'idea ce l'ha già, proprio perché questo aiuta a costruire consapevolezza, che è un po' quello strumento che permette di riscegliere, ma anche di cambiare, trasformare. Okay. Sì, buongiorno, io ho un figlio di 17 anni, e quindi fa la quarta liceo in questo momento. Abbiamo anche partecipato assieme, seppure io in separata sede, come diceva prima, all'Open Day a San Gerardo, e devo dire che la cosa gli è servita per cominciare a ragionare su certi punti che devono essere ben saldi nella sua mente. La mia domanda è legata principalmente al discorso dei test d'ingresso, nel senso, pur avendo mio figlio un orientamento abbastanza chiaro, per quanto chiaro possa essere un ragazzo di 17 anni, da questo punto di vista è positivo. Quello che è negativo è che non si porta, almeno per ora, alle spalle un discorso di piano B o piano C, perché fondamentalmente, considerando che per quello che vorrebbe fare lui se ne passa uno su 15 è già tanto, è chiaro che non è semplice. Quindi la mia domanda è duplice. La prima è: come un consiglio da parte vostra come genitori, come aiutarlo a magari avere delle alternative che non siano una nostra scelta, ma un frutto delle sue aspirazioni, aspettative e cose simili, un po' come è stata la sua prima scelta, che è ben chiara, però non è detto che riesca a superarla.
E la seconda domanda legata a questo è se avete qualche consiglio su come aiutare o a chi rivolgersi per aiutare a prepararlo nel test d'ingresso per superare questo scoglio che non è banale e che, tra parentesi, da nostra esperienza, quando ci siamo laureati noi non avevamo, il problema non si poneva. Quindi non abbiamo neanche un'esperienza diretta che ci permetta di consigliarli, aiutarli. Sorrido perché è evidente che io non le risponderò sui test d'ingresso. Proprio. Mentre in qualche modo mi veniva a fare mezza riflessione su, capisco benissimo il punto, no? Lo portano tanti studenti. Allora, quando noi facciamo l'open day, io ormai da qualche tempo parlo pochissimo e faccio parlare solo gli studenti degli anni alti, no? Per cui i giovanetti che devono capire se vogliono fare medicina o le altre lauree vengono e parlano con i loro compagni più grandi e fanno le domande, devo dire fanno delle domande intelligentissime, per cui questo è il modo, attraverso il discorso loro no, si chiariscono. Quello che mi veniva in mente, no? E quindi il punto del piano ABCD eccetera, no? Emerge, evidentemente emerge. Allora, una cosa che io ho in mente è che se io chiamo un piano, piano B o piano C, non è il piano A, no? Non mi piace mica tanto che poi dopo faccio quella cosa lì, no? Allora io ho preso un po' l'abitudine di parlare di diversi, come dire, di diversi piani A. Perché in questo, per passare un po' l'idea che non è che uno vale di più e l'altro vale di meno. Sono le strade, è la storia, è quello che succede, sono linee diverse di vita. L'altra cosa che mi viene un po' da dire è che a un certo punto il compito del genitore è quello di stare di fianco nel modo più accoglientemente tranquillo e solido, in modo tale che questo figlio senta che tutto quello che poi gli capiterà, dalla tristezza, alla rabbia perché non è passato il test d'ammissione, alla confusione perché non sa che cosa fare, eccetera, eccetera, abbia davvero la sensazione che comunque lì di fianco a te c'è qualcuno che è un ancoraggio sicuro, che non ti dice cosa devi scegliere, che non ti dice quali sono i piani B, ma che è lì semplicemente, per cui nel momento in cui tu vuoi piangere ti aspetta di fare una caragnata, nel momento in cui tu vuoi parlare, parla con te, nel momento in cui tu vuoi stare silenzioso a pensare, ti lascia silenzioso a pensare. Quindi questo credo che sia davvero il modo per stare di fianco ai nostri ragazzi, quello di esserci totalmente e di rispettare anche i loro movimenti, no? E rispondere a quello che chiedono anche. Dopodiché mi veniva in mente anche quello che diceva la collega prima, è chiaro che sono... Io come ragazzo mi è più facile parlare con qualcuno che non è il mio papà e la mia mamma, perché troppo spesso nella mia mente ci sono delle cose che non si possono dire al mio papà e alla mia mamma, perché ci resterebbero male, perché si arrabbierebbero, perché sarebbero tristi, perché non mi vorrebbero più il bene che mi vogliono. E allora fare il genitore deve prevedere anche questo, il sapere da qualche parte che non tutto potrà essere discusso con te e che sono necessari altri spazi, altri contesti. Le do una storia da raccontare a suo figlio, che è la storia della figlia ideale che ho incontrato ieri al mio esame di psicologia sociale, che è l'esame per le matricole. Arrivò a un certo punto una studentessa bella, alta, brava, brillantissima, capacissima. Facciamo tutto l'esame orale, alla fine a un certo punto lei fa un riferimento e poi mi guarda e fa: no, perché sa, io ho fatto 4 anni di medicina. E io dico: ah sì? Mi fa: sì, perché sa, io ero la figlia ideale, ho fatto 4 anni di medicina e superavo tutti gli esami perfettamente, ero bravissima, però stavo malissimo e un giorno ho detto: non sono io. Allora, perché questa è la storia della figlia ideale? Non perché ha smesso di fare medicina, probabilmente la sua mamma in questo momento non pensa esattamente come penso io, anche perché, come dire, sarebbe stato tanto bello che da medicina fosse andata a biotecnologie, a fisica, a scienze dei materiali, eccetera, invece è andata a psicologia, fai tu, no? Quindi partiamo da una situazione
molto strutturata, con un bellissimo status sociale, appunto una figlia bella, alta, mora, con i capelli fluenti, l'intelligenza e gli occhi brillanti, è il medico ideale che tutte noi vorremmo avere, tanto più adesso che, come dire, finalmente le donne fanno tutte le professioni che hanno sempre saputo fare, e invece no, ti ricomincia a fare scienze tecniche psicologiche. Allora, c'è dentro tutto quello che ci volete leggere in questa storia. Per me c'è dentro anche una domanda molto importante, che è che quando ogni anno, lavorando nel mio dipartimento di psicologia, trovo che le matricole che vorrebbero diventare tali, perdonatemi, cioè coloro che accedono al test d'ingresso, sono 2.500 ogni anno per 500 che ne prendiamo, io ho una domanda molto forte, che non è solo perché non fanno fisica, ma è: quale lavoro sulla scelta identitaria noi siamo in grado di fare nelle dimensioni di formazione prevalente? Ritorno a quello che ho detto prima. Io non ci credo che 2005 hanno lavorato così bene, e sto parlando solo di questo dipartimento, di questa università, e sull'Italia, come per medicina, i numeri sono devastanti. Io non ci credo che si sia lavorato bene ad una progettualità, ci si è innamorati di un'idea. Il punto è che innamorarsi di un'idea, in alcuni casi, funziona e tiene tutta la vita, non ti sei neanche accorta di esserti innamorata di quell'idea lì, è andato tutto di seguito. In molti altri casi il principio di realtà ti dice appunto che tu ti sei innamorata di un'idea, magari qualcun altro intorno a te ancora di più si è innamorato di quell'idea lì, quell'idea non è te. E quindi piano A, piano A, piano A, piano A, come possibilità anche di lavorare su delle progettualità che, al di là del senso comune conformista, perché c'è anche il senso comune invece anticonformista, ma che al di là del senso comune conformista, e quindi di un pensiero semplificato, mi dica: ma io chi sono? No? Lavorare, come dicevano le colleghe che lavorano nei vari servizi, ad esempio, a identificare piani alternativi, significa anche dire: ma poi qual è la ragione ultima per la quale io voglio fare medicina o psicologia? Non è mai la stessa per tutti, e più ci si lavora, più vengono fuori pezzi che possono essere tanto meglio identificati con tante altre professioni. Voglio dire, prendersi cura dei bambini è una cosa che si può fare anche diventando biotecnologa, per intenderci. È su questi aspetti che bisogna lavorare, cioè innamorata di un'idea. E dopo quest'idea che cosa c'è? Lo dico tra l'altro con tutta la mia invidia personale di madre, perché mentre vi ascolto penso: loro adesso sono qua con i figli che stanno scegliendo l'università, io ne ho uno che fa la prima media e una femmina, figuriamoci, che fa la terza elementare. Chissà cosa mi succederà tra 10 anni. Dimenticherai tutte le cose sagge che stai dicendo. Io vorrei aggiungere una cosa rispetto alla domanda del signore, cioè noi oggi non diamo una risposta a lei, ma invece come servizio orientamento studenti saremmo ben lieti di fare due chiacchiere con suo figlio o sua figlia, nel senso che questo tipo di attività di preparazione rispetto ai test, su cosa consistono i test e l'eventuale elaborazione di un piano B o C, che come diceva Elisabetta non è uguale per tutti, ma dipende appunto dalla persona, lo facciamo regolarmente al servizio orientamento, quindi questo può essere un consiglio utile. Buongiorno, io parlo un po' come genitore un po' preoccupato per il futuro, genitore, io mi ritengo una persona concreta e so che mio figlio cercherà un lavoro, avrà bisogno di guadagnare dei soldi per una casa, andare in banca, chiedere un mutuo, per cui quelle volte che mi capita di parlare con lui, parliamo di università, quindi ci vuoi andare, non ci vuoi andare, andiamo a vedere, poi io sfrugugliando con mia moglie nei corsi, cosa c'è, e in fondo c'è scritto l'occupabilità, cioè quando io vado a chiudere un corso universitario, le possibilità di sviluppo, a cosa mi indirizza, c'è ricerca, c'è richiesta di quel profilo che viene fuori da università. E quindi io come genitore, da un lato vorrei dire: guarda signore, questo è quello più ricercato, buttati lì, che ti puoi, ma quanto io devo mettermi? E valutare invece questo concetto di progettualità che mi è piaciuto molto come idea sul ragazzo, e quanto invece mi devo poter cercare di sottolineare al ragazzo: la progettualità è una cosa, ma poi deve diventare anche concretezza per costruirsi una vita che purtroppo deve diventare uno stipendio, un introito, un mutuo, una macchina, questo discorso qua.
Mamma mia, che difficile. Questa volta vede, cioè, le ditina sono arrivate qua. A me piacerebbe avere le risposte, però le dico una cosa sola. Lei vede i dati occupazionali oggi, 18 febbraio 2017. Io lo dico ai ragazzi, quando voi uscirete da qua, quel dato occupazionale non solo non sarà magari più valido, ma avremo inventato mille altre cose. Lo diceva Elisabetta, il mercato del lavoro è schizofrenico. Ci dice di cosa abbiamo bisogno, no? Oggi ci dice che abbiamo bisogno di ingegneri, ci dice che abbiamo bisogno di informatici, ci dice che non abbiamo bisogno di tante altre cose. Ma io davvero mi chiedo, non ne abbiamo bisogno? E lo dico insegnando a giurisprudenza, che è quasi peggio di psicologia. Perché di fronte al mercato, mi dicono gli avvocati, non ne possiamo più, i magistrati fanno i concorsi ogni 32 anni, e allora perché un ragazzo dovrebbe iscriversi a giurisprudenza guardando i dati di Alma Laurea, che ti dicono che a un anno dalla laurea è non occupato, è disoccupato il 90%. La mia risposta è che comunque abbiamo bisogno di persone che aiutano il progresso di questa società, che hanno quello che le colleghe chiamano l'adattabilità, cioè l'università deve fornire le competenze trasversali che l'Ateneo sta sempre più, su cui l'Ateneo sta sempre più puntando. Io l'esempio molto pratico che faccio è che oggi insegno ai ragazzi ad avvitare da destra a sinistra perché mi hanno detto che ho bisogno di tanti avvitatori. Fra 5 anni, caspita, bisognava svitare da sinistra a destra e io li ho formati tutti così. Cosa faranno? Dovranno nel frattempo aver acquisito la capacità di capire che in realtà il mondo è molto più complesso. Devono trasformarlo in concretezza, ma mi insegna sempre la mia collega che oggi la linearità non ce l'abbiamo più. Io le parlo della mia esperienza, sa perché ho fatto giurisprudenza? Perché volevo fare lettere antiche e non c'era la complessità, il mondo fluido, questa roba qui che mi dicono adesso. Eravamo tanti anni fa. Io volevo fare lettere antiche perché ero una brava grecista e perché il mio mondo era studiare latino e greco. Ma intorno a me mi hanno detto farai la disoccupata vita. Già allora, si immagini oggi dire a uno che deve fare il professore, no? Sarai disoccupata vita, poi lettere antiche, cioè manco lettere moderne, cioè proprio lì i manoscritti, le cose. Per cui sapevo cosa non mi piaceva e sono andata su qualcosa che allora, dove i servizi di orientamento non c'erano, era un fai da te, mi sembrava più adeguato. Che cosa insegno io oggi? Storia del diritto medievale e moderno, leggo cioè i documenti in latino, perché a volte il cerchio si chiude, perché io quello volevo fare, non ho fatto l'avvocato, perché ho capito che non era quello, non ho fatto il magistrato, perché mi piaceva fare il magistrato, ma sentivo una responsabilità grande nell'essere qua e decidere la vita degli altri. Io volevo insegnare. Ci sono arrivata per altre strade, ci sono arrivata faticosamente, ho trasformato il mio sogno in concretezza con tutti quei bivi come le storie di Topolino, dove se vai avanti nelle pagine hai un finale diverso, ma il finale era esattamente quello che io volevo. Non so se le può essere utile, però io dico ai ragazzi che certo non devono essere totalmente nel mondo della fantasia, ma se tu riesci a essere ciò che vuoi, non c'è cambiamento del lavoro che tenga, perché tu in quel mondo complesso troverai esattamente il tuo spazio, anche se non ti sembrerà. Inseguire oggi il mercato, dal mio punto di vista, è una follia, perché tu non sai esattamente che cosa ti accadrà, non solo al mondo intorno, ma anche a te, in quegli anni che impiegherai per studiare. E dove scoprirai che eri partito perché ti piaceva fare le aste e invece poi adesso ti piace raccogliere l'uva.
e quando lo scopri avrai però gli strumenti che noi cerchiamo di fornirti perché tu possa uscire e trovare il tuo posto nel mondo. E io credo che questo sia assolutamente possibile. Non voglio essere un'ottimista bugiarda, voglio essere come educatrice in grado di fornire tutte queste possibilità. Io le dico, i dati occupazionali si riguardano, insistono su quello, ma non è su quello. Scegli in base al lavoro che farai, scegli in base a ciò che vuoi essere, come ci diceva Stefania prima, perché poi, se decidi chi essere, nel mondo il tuo spazio concreto, che deve portare a casa i soldi, che deve mantenere la famiglia, sicuramente prima o poi lo otterrai. E le mie colleghe sono più brave. Io volevo solo dire una cosa della mia esperienza. Allora, medicina è ambitissima e ha questa rappresentazione sociale che è la cosa più sicura del mondo. Una volta che sei entrato, basta, sei a posto, no? Allora, medicina cosa è successo? È successo che 3 anni fa sono cambiate le regole per le scuole di specializzazione. Prima tu entravi a medicina, ti facevi i tuoi 6 anni e facevi la specialità esattamente lì. E i posti, soprattutto, con le borse, le uscite da medicina e i posti della specialità erano sostanzialmente pareggiati. Vita fantastica. Poi cosa succede? Succede che, complice la crisi economica e un cambiamento di legge, le borse sono molte meno e i concorsi sono nazionali, per cui i nostri studenti, molti meno che in passato, c'è questo imbuto per cui molti meno che in passato riescono a entrare nelle specialità. E soprattutto devono possono essere mandati a Sassari, a Cagliari, a Bari e quant'altro, perché quello è il posto disponibile a seconda di come hai fatto l'esame di ammissione. Allora, quello che era un mondo profondamente sicuro, nel giro di, come dire, un decreto legge, si è trasformato in un mondo profondamente insicuro. E io ho vissuto con i miei studenti degli ultimi anni esattamente questo cambiamento, questa instabilità e questa insicurezza. Quindi quello che è il loro racconto era il disorientamento di chi era entrato in un percorso certo e tranquillo e si trovava a fare i conti con l'insicurezza. E non è stato un momento, come dire, semplice. Però per tranquillizzare, scusa, da prorettore al placement, per tranquillizzare il genitore, devo anche dire, al di là del discorso ideale, che come Ateneo noi entriamo quotidianamente, le posso assicurare, in rapporto con le aziende, non perché decliniamo poi la nostra offerta formativa o i nostri piani didattici sui bisogni delle aziende, ma perché al contrario le aziende entrino nell'università, cioè comincino questi due mondi che sono sempre stati distanti, noi eravamo il fortino accademico e loro il mondo del lavoro, in realtà cominciano ad entrare in dialogo. E devo dirle che, con qualche fatica, però questi due mondi stanno dialogando, perché è necessario che dialoghino, non per recuperare la linearità o per altre cose, ma proprio perché si riesca a capire che quello che si forma nell'università e soprattutto che questo laureato, con cui diciamo non si mangia, la laurea non serve a niente, messaggi assolutamente sbagliati, in realtà sarà quello che anche nelle aziende, che anche nel mondo del lavoro, porterà la trasformazione, l'innovazione, la tecnologia, porterà la ricerca, porterà il progresso. E quindi le dico, al di là del mero dato di oggi, le università, io le posso parlare di questo Ateneo perché è qua che opero, sempre più col mondo del lavoro di diverso tipo, che va dall'azienda al no profit, perché esiste alle multinazionali, che va alle carriere internazionali, entra in dialogo proprio per creare questo match importante che dà anche la risposta a quella formazione che deve diventare anche concretezza, perché indubbiamente di quello c'è bisogno. Aggiungo una parola al volo che riguarda un progetto che noi quest'anno abbiamo fatto, proprio per dire che certamente non arriviamo a fare tutto né a cambiare il mondo, però
siamo molto attente a quello che succede e proviamo a guardarlo da vicino, ad intervenirci. Noi abbiamo fatto un progetto quest'anno di partecipazione tramite la Commissione Orientamento ad una sorta di maratona ideativa, un progetto che si chiama Akin Health, che ha una origine canadese, alla quale hanno partecipato 130 studenti del nostro Ateneo, di tutti i corsi di laurea. E questo progetto partiva da un'osservazione etnografica compiuta negli ospedali anche da ricercatori ombra, quindi senza farsi riconoscere come tali, ma come utenti di servizi sanitari ospedalieri, per identificare quali fossero le reali criticità e bisogni delle persone e riuscire a terminare il percorso costruendo applicazioni tecnologiche che rispondessero non ai bisogni di una multinazionale, non alle idee degli esperti su come va il mondo, ma ai bisogni delle persone. Non mi addentro su questo, su cui peraltro c'è del materiale anche sul nostro sito, ma dico solo una cosa: stiamo per arrivare al momento nel quale saranno presentati in maniera definitiva i prototipi ideativi fatti da questi team interdisciplinari che vedono persone interne e esterne all'università, e vediamo se poi chi dei gruppi troverà qualche finanziatore per provare ad andare avanti nella propria idea. La cosa che io credo sia più interessante riportarvi qua è che in tutti i team che hanno preso parte, alcuni di questi hanno vinto, sono stati premiati, non è l'eccellenza, attenzione, è tanti che riescono a fare delle cose insieme, a parte quelli che comunque, al di là dell'aver vinto una possibilità, si sono portati a casa l'esperienza di aver lavorato con altri, con dialoghi interdisciplinari e saperi disciplinari diversi. Ma in tutti i team abbiamo gli antropologi, i giuristi, gli economisti, gli psicologi e le psicologhe, i pedagogisti, gli informatici, cioè un'app, se dobbiamo proprio semplificarla, non è una cosa che fa l'ingegnere informatico, è una cosa che ha senso e trova uso e fornisce funzioni non solo per pagare il parcheggio, ma nella proiezione di ciò che accadrà nel nostro mondo su questioni assai più rilevanti, laddove tutti i saperi entrano in dialogo. E la concretezza è questa cosa qua: iniziare a capire da adesso che tu che fai antropologia, sì, probabilmente non sarai la nuova Margaret Mead, ma lavorerai con gli informatici a fare le app. È una prospettiva, io credo, anche innovativa e interessante. Posso? Grazie. Buongiorno. Io partecipo a questo incontro veramente con animo grato, perché l'orientamento è una cosa fondamentale per i ragazzi. E voi, vedo, fate un lavoro egregio, che però, devo dire, non trova riscontro invece nel ciclo dell'ordine di scuola che viene prima di voi, cioè nelle superiori, nemmeno nei licei di eccellenza, o che si presume essere tali. Io ho una figlia che frequenta il quarto anno del liceo classico, ottima scuola, per carità, sotto molti aspetti, ma assolutamente carente dal punto di vista dell'orientamento. Dovreste probabilmente organizzare dei corsi analoghi per i vostri colleghi delle superiori. L'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto. Sa quanti docenti si sono iscritti? Deserto, brava. Sì, no, beh, ma guardi, sfondo una porta aperta in questo senso. Io ho notato proprio, non solo non c'è nessun genere di preparazione nei docenti che dovrebbero essere deputati all'orientamento delle superiori, ma c'è ostilità verso i ragazzi che chiedono di partecipare agli open day all'orientamento. Io davanti a questa cosa rimango, ma non sbasita, indignata, perché mi chiedo come è possibile che i nostri ragazzi arrivino a ragionare come voi dite che debbano fare giustamente, se poi dall'altra parte si trovano difficoltà di questo genere, ma difficoltà della serie, se ti assenti, capisci, cioè anche intimidatoria alcune volte. Quindi questo è un nodo che va assolutamente sciolto. Io non so come, ovviamente, questo lo troverete voi. Ma secondo me è un problema piuttosto grosso. Posso raccontare qualcosa del mio lavoro di pedagogista nel gruppo di cui si occupa dell'orientamento, che negli ultimi anni abbiamo iniziato a lavorare anche proprio con gli insegnanti delle scuole medie superiori di primo e secondo grado, in particolare della rete di Milano 3, per cui c'è stato un progetto che si è chiamato OSA, e quindi abbiamo provato a lavorare sull'idea dell'orientamento insieme agli insegnanti, e quindi
a capire come l'orientamento in realtà potesse essere un momento di ricerca collaborativa, prima di tutto tra gli insegnanti, che sono anche loro disorientati rispetto al loro ruolo di orientatori, perché lo sono di fatto, sia per, come dire, sono orientatori naturali, perché nel momento in cui insegnano una disciplina, in quel momento, come dire, trasmettono anche la passione, l'amore che hanno per quella disciplina, e ma anche sono chiamati a rispondere perché conoscono da un punto di vista che non è solo quello scolastico, ma anche della vita quotidiana, per quello che si riesce a intuire della vita quotidiana di uno studente nella scuola, di quello che sono le sue aspirazioni, i suoi sogni, i suoi desideri. Per cui dal dialogo con loro sono nate tutta una serie di azioni che vogliono osare e che interrogano le pratiche di orientamento quotidiane che loro mettono in atto come insegnanti, ma anche progetti particolari azioni che vanno come dire, a contribuire a creare un pensiero condiviso tra studenti, insegnanti, genitori, che sono una parte del processo del sistema che si orienta, e una delle idee che era nato a questo gruppo di insegnanti a noi pedagogisti era quello di anche di ripensare, siamo andati anche alla scuola media di primo grado, era l'idea del consiglio orientativo, ve la butto lì, l'idea di non vederlo più come un documento scritto, ma di pensarlo, immaginarlo con delle azioni concrete, dove era un gruppo di persone, un consiglio che si mettevano, di cui lo studente era una parte del sistema che si stava orientando, si mettevano in gioco, dialogavano per creare tutta una serie di opzioni possibili che poi come dire erano parte di un progetto che partiva dalla scuola media alla superiore all'università, ma che si andava costruendo nel tempo e modificando e trasformandosi. Questa è una delle cose che come università stiamo cercando di lavorare con il territorio, le scuole e gli insegnanti, e per quanto riguarda questo progetto c'è stato un grande anche entusiasmo e una grande passione di questi insegnanti che si sono davvero messi in gioco. Aggiungo che possiamo garantirle che non c'è nessuno dei blasonati licei milanesi ai quali lei fa riferimento. Questo vorrei dirlo per onestà intellettuale, nel senso che questo è proprio un punto invece dirimente. Non che, come dire, le insegnanti che partecipano e si danno disponibili non siano all'altezza, è chiarissimo, ma ci sono tutta una serie di difficoltà ad entrare in una maniera di autopercepirsi da alcune realtà storiche che, mi tocca fare la psicologa, in maniera totalmente difensiva, in particolare sulla città di Milano, si posizionano con un'alterigia assolutamente insopportabile, per poi finire, mi perdoni perché poi questo è il pezzo invece veramente per me fastidioso, come dire, sì, per poi finire invece per garantire, e lo so perché in alcune scuole questo viene fatto, per garantire la commessa di piccolo cabotaggio al centro vario, il quale si dà disponibile a rispondere telematicamente al singolo studente e studentessa, dicendo addirittura non che corso di laurea, ma in quale ateneo e con quale docente conviene andare a fare. Ecco, noi siamo proprio altrove rispetto a questo, sicuramente abbiamo un impegno forte nel cercare di valicare. Io le dico una cosa, che finora i licei con cui ce l'abbiamo fatta, perché si tratta di un processo di penetrazione culturale ovviamente e di cambiamento culturale importante, sono i licei che sono venuti a dirci: ehi, venite a fare l'orientamento domiciliare, al quale noi abbiamo risposto: manco morte, se volete venite voi. Allora poi lì, nell'unione tra insegnanti e genitori, chi viene ad ascoltarci nelle situazioni di confronto pubblico poi si apre anche alla possibilità che tu non vada a raccontare come psicologia e come medicina, ma a fare quello che chiedevate prima, cioè un processo di cultura di orientamento con la scuola, dentro la scuola, insieme a studenti, insegnanti e genitori. Aggiungo solo una cosa, noi avrete capito che alla formazione crediamo moltissimo e abbiamo fatto un corso di formazione anche interno a quest'ateneo, perché indipendentemente dalle persone che lavorano nei servizi e che si occupano di orientamento, indipendentemente dalla commissione orientamento di ateneo, tutto il personale di quest'ateneo e i docenti entrano in contatto con gli studenti, quindi fare un corso di formazione interno che tratti i temi dell'orientamento, che racconti quali sono le nostre politiche, le nostre strategie dell'orientamento, è essenziale per fare sistema, quindi questo mi sembrava importante dirlo. E io dico invece che per l'ateneo, la collega qui presente lo sa,
abbiamo fatto delle linee strategiche, le politiche di orientamento del nostro Ateneo, che siamo andati a presentare a tutti i colleghi dell'Ateneo, 14 dipartimenti, 800 docenti che ho visitato e interpellato personalmente. E in questa policy che abbiamo, diciamo così, individuato, un punto è stato proprio questo, cioè l'obiettivo che la Commissione si propone e che come prorettore io cerco di portare all'attenzione della governance di Ateneo, di cui in qualche modo sono parte, è proprio quello di realizzare nel modo meno oneroso anche economico, no? Per i docenti, perché questo è un punto, perché un corso di formazione comporta che chi partecipi chiaramente debba anche iscriversi al corso, e noi sappiamo che insomma i nostri insegnanti sono già vessati da un punto di vista economico, chiedere altre contribuzioni diventa difficile, però uno dei punti che noi ci siamo proposti come commissione orientamento è proprio quello che lei individuava, cioè entrare in dialogo con i docenti. Oggi raggiungiamo i ragazzi, raggiungiamo i genitori con i docenti, abbiamo ancora, come vede, iniziative sporadiche, quasi individuali, non come Ateneo, non come rete, ma è uno degli obiettivi che noi ci proponiamo, quello proprio di interagire con loro per far capire loro che secondo noi orientamento non è rispondere alle crocette che alla fine ti dicono il corso migliore per te è agraria, ma riuscire a far capire loro che devono essere nostri alleati come genitori in quello che dicevo prima, nella sfida educativa e nella sfida di orientamento, che vede tanti attori importanti che se dialogano insieme riescono forse a realizzare meglio questo progetto. Quindi è un impegno che come Ateneo ci prende. Buongiorno, volevo dire che io sono mamma di un ragazzino che invece è proprio, come dire, sempre spaesato, sempre insicuro, e lui frequenta la quinta liceo linguistico e anche adesso alla soglia della maturità continua ad avere la preoccupazione, chissà se ce la farò, come ce la farò, e insomma per 13 anni abbiamo sempre sentito questa cantilena. Alla fine invece poi lui ha sempre ottenuto dei buoni risultati, e anche adesso che siamo arrivati, tra l'altro poi lui aveva sempre detto non penserete mica che io andrò all'università, invece adesso vuole andare all'università, però spazia da architettura, scienze politiche, interprete, insomma proprio non, sì, non ancora adesso non sa bene cosa fare. Penso però che oggi andrò a casa e mentre pranzeremo forse sarò io che saremo noi che riusciremo magari a dargli un po' più di, non so, di sicurezza in se stesso, ecco, di cercare di aiutarlo in questa fase importante, insomma, ecco. Vi ringrazio per questo, insomma. Posso? Io sono la mamma di un ragazzo che frequenta il quarto anno al liceo artistico, dove non per ostruzionismo ma per una totale mancanza di organizzazione l'orientamento proprio non esiste. E la mia domanda è: come possiamo noi genitori, in maniera non invadente, come mi è sembrato che il messaggio fosse chiaro, cercare di un po' invogliarli, indirizzarli ad interessarsi? Mio figlio sembra che abbia le idee chiarissime, però appunto le ha, ma senza neanche essersi affacciato al panorama. Per cui, così come diceva la signora, io ti continuo a dire guarda che ci sono i labò, ma tanto fin tanto che glielo diciamo noi, raramente. Per cui qual è la strada giusta, più, non lo so, forse efficace per indirizzarli all'orientamento? Per orientarli senza orientarli. Allora, tanto a me viene da rispondere usando le parole della collega che ha parlato prima, no? Finché tu dici di fare una cosa,
i ragazzi non la fanno. Tu smetti di premere e hai una maggiore probabilità che la persona poi sia incuriosita e faccia e vada in quella direzione. Io credo che intanto raccontare le cose, cioè passare delle informazioni, descrivere, anche descrivere quello che è successo oggi, le parole che sono state usate, i temi, sapendo benissimo, no, che apparentemente cadono in uno spazio vuoto. In realtà quello che noi forse non abbiamo mai abbastanza in mente è che sono delle menti a spugna. E qualsiasi, e assorbono tutto quello che arriva, le informazioni, quelle funzionali, quelle disfunzionali, la post-verità, la pre-verità, la verità, tutto, no? E tutte queste cose da qualche parte ci sono e sedimentano. Allora, io credo che quando noi riusciamo a aiutare i nostri figli a essere curiosi delle cose, questo già sia un meccanismo che poi spinge a cercare delle risposte. Noi possiamo fare delle domande, per esempio, sapendo che il modo in cui facciamo le domande può essere molto diverso. Io posso chiederti una cosa con l'aria inquisitoria, posso chiederti una cosa con l'aria di uno che sa già la risposta, posso chiederti una cosa in maniera molto direttiva e posso chiederti qualcosa avendo prima creato nella mia mente un'autentica curiosità rispetto a cosa pensi tu. Questa è, secondo me, una delle chiavi di accesso alle menti reciproche più preziosa. Riuscire cioè a essere davvero, davvero, davvero autenticamente curiosi degli altri. Quando io sono in terapia e succede, no? Che ci sono quei colloqui che non finiscono più, che si fa una fatica dell'accidente, perché magari questa persona sta ripetendo gli stessi temi da 45 minuti, io mi salvo quando riesco a ritrovare nella mia mente una curiosità vera per quella persona lì e mi dico, ma sta ripetendomi questa cosa, ma qual è il senso? Allora, a questo punto io cambio, no? E io credo che questa sia una cosa preziosissima per tutti noi. Se c'è un filo che tiene insieme molte delle cose che abbiamo detto e molto del nostro lavoro, è l'autentica curiosità che noi abbiamo per quello che succede davanti a noi, intorno a noi, nei ragazzi che incontriamo, no? Nei colloqui che facciamo. Tu hai fatto l'esame, Elisabetta, la tua studentessa, ma credo che se non ci fosse stata nel tuo modo di essere e nelle domande che le hai fatto, quella lampo di curiosità vera per l'altro, non avremmo avuto la storia che ci hai raccontato prima, e credo che valga un po' per tutti noi questo. Allora, questo secondo me è una delle cose che noi come genitori possiamo fare. Mio figlio, 18 anni, quinta liceo, stato di perenne incertezza, nel senso che un giorno medicina, un altro giorno biotecnologie, poi psicologo, poi. E la slide iniziale diceva chi voglio essere io, chi vorrei essere, no? E io come genitore ho proprio difficoltà ad aiutarlo in questo. Sicuramente questi corsi di orientamenti ci stanno aiutando, ci stanno dicendo alcune cose che magari noi non ci siamo arrivati, non abbiamo pensato comunque. Però ecco, ci sono poi degli aspetti che, come il non parlare, per dire, non costringerli al colloquio quando non ne hanno necessità o bisogno, ma ha colpito molto questa faccenda della parete, che questo, e questo capita regolarmente, no? Quando sono in riunione, guarda caso, messaggio, puoi parlare? Cioè capite, yes, che è veramente difficile. È veramente difficile anche perché poi, tra le altre cose, questa è un'altra esperienza mia, io, l'unica cosa, io mi sono sempre guardato dal dire prova a vedere quello che ho fatto io all'università, ecco, l'unica cosa di cui lui non vuol parlare e l'unica cosa, la certezza unica che ha, è che non farà economia e commercio. Aspetti a dirlo. Lui dice non la farà, cioè è certezza. No. È certezza nei confronti di quello che è il mio mondo, di quello che aspetti. Io mi sono sempre guardato dal raccontare, però mi piacerebbe tanto. Cioè, io vivo questo stato conflittuale, cioè nel senso che so che più mi espongo, più ci saranno dei partiti presi che potrebbero precludergli
delle opportunità, delle possibilità. Io penso che il fatto stesso che lui dica no, io non faccio questo perché l'hai fatto te, vuol dire aver precluso una certa strada e secondo me non averlo neanche aiutato, non aver fatto forse un passo indietro rispetto a quella slide iniziale che dice cosa voglio essere io, chi voglio essere io. Dico una battuta, poi lascio alle colleghe. Allora, vede, lei ha il figlio che le dice non farò mai economia. Io ho il maggiore tra i miei, che appunto è molto contemporaneo, il quale a 11 anni mi dice, mamma, io finisco le medie e chiudo, perché tanto, capisce? Lei aveva il problema di dire, vi credete che farò l'università, ma almeno faceva le superiori. Lui mi ha detto, mamma, io tra 2 anni chiudo, perché tanto nella vita farò lo youtuber di videogame, di cui sono già bravissimo, non è che c'è bisogno di fare cose antiche come quelle che hai fatto, studi, spieghi e racconti tu. Quindi vede, ognuno ha il proprio contrappasso, ma adesso loro ci spiegheranno invece in che senso, è molto interessante. Allora, da un lato le cose che arrivano non sappiamo mai quali sono, e dice io non parlo, non racconto, eccetera, ma lei vive il suo mondo, vive il suo lavoro, torna a casa la sera, ci sono i riferimenti, passa un sacco di roba. È ovvio, lo vediamo, perché il figliuolo di Elisabetta è molto precoce, ma quello è il meccanismo, no? Io assolutamente non farò. Cosa studia il tuo ragazzo, Loredana? Stendiamo un velo. Perché? Ma infatti poi glielo dirò. Ecco, dopo la collega le racconta cosa studia il suo ragazzo, quello che a me viene da dire è appunto, ci sono un sacco di cose che passano e noi non le facciamo passare intenzionalmente, ma passano. Due, nessuno, cioè, come dire, possiamo raccontare le cose, perché non possiamo raccontare la nostra vita, il nostro lavoro, quello che ci piace, ma soprattutto, quando prima dicevano la curiosità, ci sono diversi modi di fare le domande della curiosità. Allora, se io ti chiedo perché vuoi fare questa cosa, perché ti piace questo, di una prospettiva qualsiasi, io spingo immediatamente la persona che ho davanti a me a razionalizzare moltissimo. Il perché è una bella spiega, nessi causali, causa-effetto, bla bla. Ma se io voglio davvero aiutare l'altro a pensare, io ti chiedo, senti un po', ma di quella roba lì, di fare il giurista, a te che cosa piace? Questo sposta la mente su altri livelli, che sono cognitivi, che sono dei pensieri, ma che sono anche le cose affettive, che sono tutte le rappresentazioni che uno ha aggrovigliate nella testa, che stanno lì, no? E che non sono mai perfettamente dipanate, ma se io ti chiedo, ma che cosa? Tu cominci a pensare e dici, già, che cosa mi piace? Provate a farla voi stessi questa domanda, sulle cose che fate voi, che sia un lavoro, che sia il lavoro, che sia lo sport che vi piace, no? Io adoro andare in montagna e a un certo punto mi sono detta, ma a me cosa piace della montagna? Venuta fuori tutta una massa di roba, no? Il che cosa ti piace? È una buona domanda nella mia esperienza. E adesso se avessimo un rullo di tamburi, la professoressa Garlati dice che cosa studia il suo figlio. Si accettano scommesse. Vabbè. Allora, famiglia un po' monotematica la mia, perché io ho fatto giurisprudenza e mio marito ha fatto giurisprudenza, ci siamo conosciuti dopo laureati a giurisprudenza e lui fa l'avvocato, io invece no, come avete visto, come potete notare, faccio la prof. E per me è sempre valso il proverbio che il calzolaio gira con le scarpe bucate, perché mio figlio non è mai andato a un incontro di orientamento, ma ci ha sempre detto, soprattutto su quello che faccio io, che era una roba di una noia terribile. E io dentro di me ho pregato che lui facesse lo youtuber, che andasse, io ho pregato, speravo che facesse qualsiasi cosa, il cantante rock, lui ha 1000 predisposizioni, suona il pianoforte senza conoscere una nota, disegna senza aver mai fatto il liceo artistico, ha 1000 interessi, per cui io speravo dentro di me che quel rifiuto
verso di noi, proprio lì, no? Uno che sta con i codici in mano tutto il giorno, l'altro che spiega il diritto tutti i giorni, e quella presa di distanza e quella coltivazione di interessi è preoccupata. Loro mi dicevano: tu stai a guardare, io stavo a guardare, cioè questo non va a un colloquio di orientamento. Ha finito la maturità, è venuto da me, ha detto: ma mamma, io ho sempre saputo cosa volevo fare, io vai, è il momento che mi fa, che invita, che con i videogame è bravissimo a inventare queste cose strampalate, giurisprudenza. E lì ho avuto un momento di tracollo. Ma noi l'abbiamo raccolta. Ma perché? Nel senso che mi sono chiesta se in qualche modo questo ambiente in cui lui aveva respirato e che diceva di rifiutare l'avesse condizionato. Io devo dirvi la verità, glielo dico sempre, per cui lo posso dire pubblicamente, se mi ascolta, ciao Ale, che ho sempre avuto il timore che questo fosse un modo per confrontarsi con noi e che questo fosse un peso troppo grande da sopportare, che fosse un modo per mettersi in competizione e non una scelta dettata da un desiderio vero di realizzazione di qualcosa di suo. Non ho sciolto il dubbio, devo dirle la verità, anche se lui è molto bravo, è bravissimo, è molto più bravo di quanto siamo stati io e suo papà, e questo mi preoccupa perché temo che sia davvero un modo per dimostrarci che lui, facendo le nostre stesse cose, in realtà forse riusciva meglio di noi. Quello che mi salva è che lui in realtà dedica una parte allo studio in cui riesce benissimo, ma continua a fare i videogame, non fa lo youtuber perché no, continua a disegnare, è innamorato perenne, per cui le ragazze sono diventate più importanti dell'università e quindi l'amore, nonostante sia un ragazzo, esiste prepotentemente nella sua vita, e spero che questo lo salvi dalla paura. Le dico la verità, il timore che io ho sempre avuto che fosse un modo di seguire le nostre orme per dimostrare a noi, non a se stesso, che lui ce l'avrebbe fatta di più e meglio e comunque rispetto a noi. Ma io spero che dopo aver fatto giurisprudenza trovi la sua strada nel mondo, magari non seguendo le nostre orme, le mie no di sicuro, perché credo che proprio l'idea di insegnare, ma neanche quello del papà, che trovi, spero che trovi con lo studio che fa, che io trovo, e qui lo dico, straordinario, cioè consentitemi, io credo che studiare giurisprudenza oggi a un ragazzo apra una mente enorme, se solo capisce le potenzialità di quello che sta facendo, gli consenta poi di navigare nel mondo su una barca però tutta sua, dove mamma e papà stanno sull'isola deserta e finalmente sotto una palma si riposano, e lui possa andare in acque sicure con quegli strumenti finalmente per trovare un suo spazio. Magari si trova con Jacopo, fanno lo youtuber insieme, io ne sarei felicissima.